Ferrari e Chiaz rinnova i vertici, la presidenza Montezemolo. All'Italia, Luca Cordero di Montezemolo designato presidente. Montezemolo designato presidente di Alitalia. Montezemolo dalla Ferrari ad Alitalia, il CDA lo designa nuovo presidente. Andiamo! Allacciate le cinture! Chissà quanto prenderò, che avventura meravigliosa! Luca Pulte, che tra poco chiuderò, difficoltà che non vi dico. Se decolla dalla stazione, dove farò i check-in, forse sorvolerà i continenti. Che gioia, sul Predellin. Gioia e spirito, data il cinturon, decollata! Lo fa volentieri, per un grosso stipendion. Finalmente ritorna a galla, e mi libro nel cielo blu. Vola via meglio di una farfalla, e Marchionne non mi caccia più. Luca Meglia è Luca Meglia, che gioia, che spirito, grandiosi. Grazie al corpo di ballo dell'Alitalia. Grazie mille, siete bellissimi. Grazie, che commozione. Buonasera Presidente Montezemolo. Buonasera. Buonasera, come buonasera, sta? Congratulazioni. Io bene, lei? Grazie a lei. Congratulazioni. E a tutti quelli che hanno creduto in me. Infatti è stata una a bella... tutti quelli che mi hanno dato questa bellissima opportunità. Vabbè, adesso non esageri, insomma, io credo sia una bella notizia, no? Ho passato dei momenti difficili, sa? Questo lo immagino, questo certo. Io mi vedevo già morto. No, vabbè, adesso non esageriamo. Morto, senza futuro per me, sì, per i miei figli, per il volano dell'economia. Sì, un momento. Lei non sa quante volte mi sono ritrovato a casa. Sulla sedia d'ondolo. Non credo proprio così. La coperta sulle gambe, la sciarpa di Teleton al collo. Vabbè. Ma la vita che... Guardavo la ghigliottina di Carlo Conti con mia moglie. Vabbè, è una cosa che fanno in tanti. Guardi. Sì. Mi vergognavo davanti ai miei figli. No, vabbè, non c'è da vergognarsi. Non riuscivo più a guardarmi in faccia. Dicevo, ragazzi, no, papà non conta più un cazzo. Ma non è vero. Ora tocca a voi, costruitevi un volano vostro, un volano, futuro per i figli. Perfetto. Dei vostri figli. Sì, vabbè. Non mollate, ragazzi, mollate. Forse esagerava. Ma sa che ho pensato anche di farla finita. Ma non credo, adesso non esageriamo. Ho anche organizzato un... A Salonicco quasi io mi impicco. Addirittura un convegno. C'eravamo tutti, guardi, io, Emma, Giorgetto e Carlo Freccero. Carlo Freccero perché? L'ha visto, poverino, com'è ridotto. Ma non l'ho visto, Freccero. No, poverino. Va a fare l'opinionista a tichica, taca, taca. Vabbè, ma lo fa. Cioè, non lo c'è salutiamo, niente. Che ma ci certo, vogliamo tanto bene, Carlo però Freccero. Ci sono dei momenti della vita in cui i falliti si fanno forza e si mettono insieme. Ma non è il vostro caso, nessuno è di Freccero, insomma. Perché Freccero? Tutti quelli! Vabbè. Grazie, è stato un momento brutto. Però lo sta superando. No, mi sembra... Tutti quelli che si ritrovano, non so dove mettere sto cazzo di cappello, tutti quelli che si ritrovano ai margini della società, che certo non è il punto, vostro caso, però, insomma. Si ritrovano in una baita di St. Moritz. Che appunto, non è una grande fatica. Si scaldano intorno a una Bourguignon. Capisci. È dura, sa? Ma c'è chi sta peggio, però, guardi che non... E proprio mentre ero lì a capire con Freccero chi dei due fosse il più sfigato, ma all'improvviso è arrivata la telefonata che mi ha cambiato la vita. L'Alitalia. No, Giulia Sofia. Ah no, ma... Mi ha detto, Luca, basta! Piangersi addosso alle Seychelles! E che palle! Che basta intristirsi tutto il giorno su di un campo da golf 18 buche! Per dire... Devi reagire, tu non sei finito! Non sei come Freccero! Ma che fare Freccero? Ma puoi farcela! Cosa va a fare? Non lo so, c'è il capo nitido con Freccero!
Trova subito il modo per fare del grano, capito? Insomma, la cazziata! Oh, comunque la scrollata. Una lavata di capo clamorosa. Sì. Che piglio, che donna! Certo. Lo sa che mi ha aperto gli occhi? Bene, bene, bene. Però come è riuscito ad arrivare poi dall'Italia, no? Visto che sta benissimo. Come fanno tutti quelli che cercano uno straccio di posto. Ah, sì. Con i colloqui, caro mio. Di lavoro. Come, cosa ha detto, scusi? No, dico, con i colloqui di lavoro. Sì. Quanto è bravo lei? Ma no, guardi, lo fanno tutti, no? Mi spiega? No, perché lei mi insegna sempre cose nuove. Questo nuovo termine che ma è... Lavoro, non è un nuovo termine. Lavoro. Perché io non conosco molto bene la parola... Lavoro? No, io conosco bene la parola oro. Oro, quello non dubitavamo, certo. È love, viene dall'inglese? No. Amore per l'oro? No. I love oro? No, non è quello. Questo sì. No, lavoro nel senso di lavorare, di fare fatica, no? Quello che... Cosa ha detto? Lavorare, fare fatica, in quel senso lì. Mi scoppia la testa. Ma non è possibile che lei non sappia cosa vuol dire lavorare. Ah, ma un momento, aspetti un attimo, mettendo insieme i pezzi... Sì, ma è facile, non lei è... Lei parla di quella cosa che sta tra una buona uscita e l'altra? Beh, nel suo caso forse sì. Sì, forse sì. Quella cosa... Sì. Che parlano spesso nei telegiornali. Sì, non ne veniamo a capo. Comunque sarà contento del nuovo incarico, no? Guardi, io sono commosso. Benissimo. Questo è un grande segnale per il paese? Certo. Il mio pensiero va a tutti. Quegli operai di Termini Imerese? Sì. A quelli della Thyssen? Sì. Ragazzi, forza, se ce l'ho fatta io. C'è speranza anche per voi. No, però non è... No, non è la stessa cosa, Non, guardi, non metterei sullo stesso piano... Non... Mi lasci capire una cosa, alla mia età ho capito che se uno bravo è bravo veramente un posto poi lo trova sempre. Sì, guarda. Ecco, forse non... Voglio dare una chance anche a lei, le faccio un cadeau. No, ma non voglio niente. Vuole diventare nuovo mozzo dell'Alitalia? Mozzo? Con mozzo perché? Ha mozzo. Ragione. Timoniere, lei è più timoniere. Ma guardi che sono aerei, non barche. Aerei e barche comunque sono mezzi che sfruttano il vento per muoversi, no? No, guardi, no, l'aereo non sfrutta il vento, Cioè, non... Eh no, andiamo a fondo a questa faccenda. Come andiamo a fondo? L'hanno appena fatta presidente, magari, lo saprà. Ma come fanno a stare su? Scusi, guardi che sono di ferro, sa? Ma non so che è roba pesante. Ma non può non sapere. Usano una fionda, una catapulta. Ma no, gli aerei. No, perché le barche, a quanto ne so, galleggiano nel mare, ma gli aerei... Ma non, un po' che mi frullava questo dubbio. Le dico questa cosa. Hanno il motore, no? Gli aerei hanno il motore. Sì, ma solo in mancanza di vento, ma no? Ma no. Come i trimarani, sì, ma dai. Ma cosa c'entrano i trimarani? Poi devi spegnere a 200 metri da terra, se no arriva la guardia costiera. Tira che ti fa il culo così. No, quella è un'altra cosa. A me è successo una volta, sale Cinque Terre, con lo yacht di Giorgetto. Eravamo io e Emma. Sì. Mi scusi un attimo. No, ma non se potesse non telefonare, perché non tra l'altro... Emma! Scusate. Ciao tesoro, parlavo proprio di te. Sì, vabbè, dimmi tutto. Potesse... Certo che puoi andare a prendere il Boeing per andare dall'estetista, tesoro. No, ma che magari domande. No, quello no. No, no, so noi. Che oggi non c'è vento, ma tanto dicono che queste cose anche con un piccolo motore all'occorrenza. Dicono, gli aerei vanno a 900 km all'ora, io so più o meno. Là. Sì, a quanto vanno? 900 km all'ora, adesso non lo ma so. Ma allora vinciamo il campionato? No, ma... La Ferrari la mettiamo nel flirt? No, ma quale campionato? Scusi, Allora, non c'è il campionato delle compagnie aeree. Mi spiace, no. Ma allora, scusi, però... Sì, ma guardi, no, perché io vengo a sapere delle cose male. Ma l'hanno fatta presidente... Ma tutti quei piloti, cosa me ne faccio ma allora? Non sono... Ma sì, ma non... Alla Ferrari ne avevo due più un collaudatore, qui ce ne sono 1700. No, ma sono aerei di linea, cioè non è che devono gareggiare, sono aerei di linea. Mi sembrava strano che le piste fossero tutte solo un lungo rettilineo, senza neanche una chicane. Ma non sono piste in quel senso. Scusi, sa, ma se con questi aerei non si può correre, cosa li vendiamo a fare in giro per il mondo? No, ma infatti lei non li deve vendere. Ah no? Ma no, ma... Ma allora in sta cazzo di compagnia aerea cosa devo fare io? Ma deve gestirla, io non lo so, dovrà farle fare dei profitti. Cioè, no. Mi spiace, ma l'hanno nominata Vengo ieri. A sapere le cose in malo modo, sempre però peggio. Guardi che non sono difficilissime. Mi scusi, Sì, ma non telefoni, per favore. Ernesto, ciao tesoro. Scusate. Quei due Boeing che abbiamo venduto a Shanghai, li hai già consegnati? Ma... Guarda che dobbiamo tenerli. Sì, meglio. Piuttosto meglio, controlla meglio. Che tutti i posti abbiano le mascherine per l'ossigeno. Sì. Grazie, Ernesto. Sì.
Fabrizio, sei tu? No. Sbagliato. Non era l'Italia. No, era la Campari. Ah, yeah. Adesso quindi... ogni volta che c'è un vuoto d'aria da sopra scende una cannuccia per lo spritz. Vabbè, però, se... sì, ma la risolve... Giorgetto, la risolve, scusa, dopo. Mi disegni due patatine vicino alla cannuccia che almeno bevono, non bevono a stomaco ma vuoto. Non, ma non... Grazie Giorgetto, Saverio sei tu? No. Non era Giorgetto. No, era la Tozzo, quindi... appena fatto fare 2000 suole in chipster. No, però non si può. Andrea Zalone. Questo qua ero io, con mia nonna e mio fratello dietro, vedete? Qua ci sono i miei figli Giovanni e Pietro, li voglio far vedere. Questo qui ero io. Guardatemi, avevo i capelli, non, sono veri, non c'è Photoshop, ve lo giuro. Questa è la mia nonna, sempre io, con mio fratello, e la 500 sullo sfondo, lo vedete? E ancora la 500, ancora io e mio fratello, che spuntiamo dal tettuccio, la nonna Clara, e qui ero l'upgrade, io sulla 600. Non c'era il navigatore, il tom-tom ero io. Papà gira a destra, papà gira a sinistra. D'estate mia mamma, prima di salire sulle Fiat che avevamo, metteva gli asciugamani sui sedili, ma non per mica per rovinarli, no, perché quando faceva caldo a me mi si incollavano le cosce sul seggiolino, no? In qualche modo la 500 aveva già i sedili in pelle, solo che era la mia. E beh, in quegli anni sotto casa nostra c'erano 19 macchine in tutta Genova e quindi quando arrivavi mio papà sposteggiava la macchina in corsa, capito? Andavamo così, apriva, scendeva e la macchina dove arrivava, arrivava e poi la parcheggiavamo così, cioè andava bene tutto. Ma il mio sogno, quando ero bambino, era di avere questa macchina qua. Me la fate vedere? Questa. Ecco, questa qua. Guardate cos'era, era l'unica macchina nella storia dell'automobilismo mondiale con l'aerodinamica al contrario. Cioè tagliava il vento solo in retromarcia, vedi? In retromarcia faceva 100 all'ora, ragazzi. In retromarcia faceva 100 km con un litro, davanti consumava come 3 tir. Tu la guardavi, non sapevi nemmeno da che parte entrare, ti dividevi. Voi andate di là, noi andiamo di qua, ragazzi, il primo che ci capisce lo avverte l'altro e entriamo. Comunque il massimo... In quel periodo era la Fiat 124, io mi ricordo che veramente sbavavo quando la vedevo. La Fiat 124 mi sembrava enorme, la 500 era proprio... L'altro giorno ne ho vista passare una, non so se vi è capitato. È minuscola, è piccolina, è più grande il trolley di mia moglie, che compie gli anni, stasera ne fa 26. Mal portati, auguri. Dunque, è bellissimo perché a un certo punto la Fiat ha cominciato a chiamare i modelli solo con un numero. Ve lo ricordate? 124, 125, 126, 127, 128, 130, la 131 e la 132. Vi siete accorti che ho saltato la 129? Evidentemente era così brutta che non se la sono sentita di farla uscire. Però alla fine è uscito il capolavoro, il vero capolavoro, la Panda. Fatemela vedere, la Panda. Ecco, bellissimo. La Panda era il 1980, ne hanno vendute più di 6 milioni, raga. Un successo mostruoso. A un certo punto in Italia c'erano più Panda che italiani. Non si è mai capito se gli ingegneri della Fiat avessero progettato prima la Panda o prima il rumorino. Bella sta vibrazione assurda a 30 all'ora. Che figata, costruiamoci una Panda intorno. È stata un'intuizione straordinaria, far rivivere dopo 2000 anni il mito di Sparta. Bellissimo. E dentro non c'era niente. Non c'era il cruscotto. Non so se ve lo ricordate. Il cruscotto non c'era, c'era una sacca della spesa, ve lo ricordate? Beh, era una macchina fantastica, mettevi gli occhiali dentro, gli occhiali andavano direttamente nel motore. Consumava più occhiali che benzina, era bellissimo. I sedili, ve li ricordate, che erano delle sdraiette da mare. Sai quelli col perno, che era un pezzo di legno, tiravi giù e mettevi il perno.
voi vi starete domandando, ma perché ci ha fatto sto pippone sulla figa? E no, perché sono 4 ore, o meglio, dopo 111 anni di vita, la Fiat non esiste più. È stata ritirata dalla borsa di Milano 4 ore fa. Addio al titolo dopo 112 anni. Basta, chiuso, caput. Il nome Fiat, sparito. Da lunedì esisterà solo la FCA americana quotata a Wall Street. Ma come l'Italia senza la Fiat? Ma l'Italia senza la Fiat è come la Groenlandia senza ghiaccio, come la Svizzera senza cucù, è come Monte Carlo senza evasori italiani. Ma che cazzo fa? Non ha senso. La Fiat... Guardate che è un momento storico. La Fiat ci lascia e va in America. Tra l'altro non è stato nemmeno un flirt. Se ne va dopo 111 anni di relazioni importanti. Ciao, ti lascio, vado in America. Restiamo amici. E ma quale amici? Oh, ciccia. Non restiamo amici. Restiamo amici se mi restituisci tutto il grano che i contribuenti italiani ti hanno dato in questi anni. Se no ti denuncio. E poi, scusa, con chi cazzo ci vai in America? Con lui. Ma guarda che, la vita è strana, eh? Se uno ruba una macchina va in galera. Se uno se le porta via tutte a Wall Street, no. Ma porco cane, dopo 4 anni questo signore qui vuole anche portare via le balle, tra l'altro. Se ne va, Marchionne, addio la Fiat, nel 2018 farò sicuramente altro. Ora, scusami, ma come? Prima fai tutto stambaradana e poi te ne vai. È come se un'impresa che ti sta ristrutturando la casa ti dicesse, guardi, le ho smurato tutte le finestre, le ho distrutto i muri, le ho sventrato il pavimento, ma l'avverto, da domani farò sicuramente altro. Pensavo all'entomologo. Ma come? Farò sicuramente altro. Ma cos'è, una minaccia? Da quando l'ha detto, tutta l'industria mondiale, dal settore laterizia a quello del mobile da giardino, è in paranoia. Minchia, verrà mica da noi. Allora, senta Marchionne, lei ha dichiarato che dal 2018 non sarà più amministratore delegato di FCA, no? It's true. È vero. Ecco, tra l'altro oggi la Fiat non è più quotata in borsa in Italia. Diciamo che si è chiusa un'epoca. Did the dirty work. Cosa? Parli italiano però. I did the dirty work for Lamb's family. Lei ha fatto il lavoro sporco per... gli agnelli. Lamb's, scusi. Però parli italiano perché... Ha fatto il lavoro sporco per gli agnelli, diciamo. Sì. Alla Fiat... Serviva un mercenario, no? Ah, addirittura. Solo cioè... io potevo portare via la Fiat dall'Italia. Ah, beh, ci voleva. Cioè, uno che non provasse emozioni. Io non provo emozioni, no? Addirittura. Sono lei... come Terminator. Sa come mi chiamano in azienda? No. Non... Terminimerator. Vabbè. Ma non credo che. Insomma... No, ma io non provo emozioni. Ma no, ma sarà un modo di dire. Ma sarà un modo di dire, no? È una cosa. Mi nasce già da quando ero piccolo, no? Ah, lei proprio da piccolo. Ma mi ha visto gli occhi. Beh, sì, lei è un uomo. Sono completamente anaffettivo. Anaffettivo? Non ci credo. Ma no, ma sarà un modo di dire. Faccia finta di essere mia moglie. No, ma la prego, no. Ma guardi i miei occhi. Faccia finta. Io la guardo, ma posso. Faccia finta di essere mia moglie e dice: sì. È il mio compleanno oggi. Devo fare. Aspetti, fammi faccia entrare. Sì, entri pure, mi dica. Vai. Faccio la moglie. Poi se vuoi, puoi stringermi un po' sugli occhi. Sì, no, un primo piano di occhi. Vabbè, cerchiamo il primo piano di occhi e quando è pronto io vado. Okay, sono pronto. Faccio vai. Sua moglie allora. Sì. Amore, è il mio compleanno. Cazzi tuoi. No, vabbè. Ma non farà così. Provi a dire a un bambino povero. Sono un bambino povero, ho fame. Provi a dire. Ma dobbiamo fare sta cosa. Vabbè. Sono un bambino povero, ho fame. Vabbè. Anche io. No, vabbè, no. Vediamo chi ha più fame tra me e te. Ma non credo. Ma vede, io... non è una cosa personale questa. Ah, ecco. Le emozioni sono per chi ha... Non so, tempo da perdere, no? Ah, addirittura, sì. I clown.
Vabbè, prova no, un'emozione, ma... sai con la gente, ah, sì, vabbè, no, sono persone che fanno il cagnolino, no, va... ma io tiro no. un calcio al cagnolino. Ma no, ma perché? Vabbè. Ma no, ma sono anzi... i falliti si emozionano. No, allora non è vero, non è vero. Guardi Gesù che fine ha fatto. Cosa? Gesù? Amore, amore, a 33 anni già fuori dal business. No, 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 guardi, no, ma questa io, è una guardi... lettura veramente no. No, guardi, va bene, ma... non credo che si possa fare una... avere una visione. Ma io non voglio che mi si dica grazie, la gente poi applaude. No, 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 ma non, non le sta dicendo grazie. Non... Io devo seguire la bossa. Sì, no? Ma infatti da lunedì lei sarà a Wall Street, tra l'altro, no? La Wall Street. FCA. Sì. Did you see The Wolf of Wall Street, no? The movie. Ah, il film, ah, The Wolf of Wall Street, certo, con DiCaprio. Cos'è? Bellissimo. Io sono così. Sì. Il business no, non può avere sentimenti. Non sì. è una cosa personale. No, ho capito che non è personale. Quando fa business, no... Sì, però i personaggi di quel film erano spietati, no? Fregavano gli altri, sempre drogati, usavano quella il Qualud, no? Ma quella droga che... Non ho bisogno di alterarmi chimicamente. Beh, ma certo, ma... No, ma non voglio che mi si dica grazie, perché ma non nessuno mi altero chimicamente. Ma nessuno la ringrazia, è una scelta sua. Ma... Però non mi devi fare lo scherzo del Qualud nel caffè, no? Ma chi glieli fa gli scherzi? L'ha fatto Landini. Ma Landini non fa gli scherzi, altro a cui pensare. Gli ha messo una pillola di Qualud. Una pillola di Qualud già ti intorpidisce. Eh sì, sì, perché era lei. Sa quante me ne metto? 16. Ma dove? Nel caffè? Si paralizzano. Ma devo sì, presentare perché... la nuova 500 Obama. No, vabbè, adesso non ci faccia. Ma ci crediamo? No, non ci faccia la scena. Ah, ci fa tutta... Sì, vabbè, ma non vuole mi si dica grazie. È più bravo di DiCaprio, ma non la faccio. Ecco, grazie. Sono trovato a leccare le scarpe di Michelle Obama. Vabbè, ma comunque Landini non fa brutto, gli scherzi. Brutto, ero sì. talmente strafatto che la 500 mi sembrava bella. Guarda. No, vabbè, non credo. Un macchinone, no. Il quale sì. fa questo effetto, sì, ingigantisce le sensazioni. No? Ecco, però tra l'altro avete appena presentato la nuova 500X, no? E lo spot ha avuto un grande successo in America. L'ho visto. Sì, sì, è... La mia idea. Ah beh, complimenti. Ho preso un grande attore, no? Sì, è vero. Nini Salerno. È vero. Quello dei Cats of Miracle Street. Sì, i gatti di Vicolo Miracoli. Sì, erano... Parli italiano. Quelli no? che facevano... Capito? Sì, riconosciamo. Oh, cioè... ma... Vabbè, sì. Vabbè, ma... No, sono bravissimi. Sono bravissimi, infatti se li ricordano tutti, no? Bravissimi. Ho preso quello che non faceva ridere dei... No. The Cats of Miracle Street, no. quello che costava meno. Ma non è vero, è bravissimo. L'ha visto lo spot? Sì, l'ho visto. Una cosa straordinaria. Lui fa la parte di un vecchio che deve andare con una donna, no? È vero, lì sì, è vero. Va in bagno, certo. Prende la piroletta, sì. il Viagra, no? Sì, è vero, sì. Scappa di mano perché è agitato, certo, rimbalza contro il muro, lì scende dalla finestra, va nella grondaia, rimbalza contro il muro, continua a rimbalzare, e poi arriva un camioncino, gli dà un colpo a Viagra che rimbalza, sì, poi però... finché c'è una 500 che sta facendo benzina, esatto. col serbatoio aperto, la piroletta va giù. Entra e la 500 si gonfia. Esatto, sì, l'ho visto. È andata anche molto bene. No? Cosa ne abbiamo vendute? Certo. Cosa ne abbiamo vendute? No? Di 500. No, di Viagra. No. Cosa ne abbiamo vendute? Guarda. Vabbè. Senta, ma allora, già che parliamo di questa nuova vettura della Fiat, ci dica qualcosa lei, no? Di questa nuova 500X? Che... È un crossover. È un crossover, certo. Non so sì. se avete una parola... In Italia che spieghi questo termine, crossover, no? Crossover, sì, si dice. Non so se lo sente anche come suona bene. Sì, crossover, sì. Ti riempie la bocca. No? Sì, una cosa importante. Certo. Potevamo certo. chiamare la 500 più grande. No, vabbè, ma no. No invece... Oppure 500 uguale all'altra, ma più difficile da parcheggiare. Ma perché? Sarà crossover. Un'altra storia. È un'altra storia. Ma non voglio che mi si dica grazie. Ma nessuno la ringrazia. Ma nemmeno che mi fa lo scherzo della benzina esso. Ma che scherzo, ma chi glieli fa? Non so se lo ricordo, lo slogan della benzina esso era metti un tigre nel motore. Sì, certo, famosissimo. Ma era un modo di dire, no? Cioè, beh, ovvio, sì. No, Landini, sai cosa devo sentire? Un rumorino strano. Nel cofano, le apre il cofano, no? Si trova una tigre siberiana di 3 metri. Ma no, ma non sapevo cosa fare, mi sono dovuto vestire da Maure Orfei, no? Vabbè, ma guardi che non fa gli ho scherzi. Ho messo il tupè, i ciglioni, quei tettoni, era talmente uguale che la gente mi diceva, vai Moira, mettigli la testa nelle fauci. Ma non è stato brutto. E lo so, brutto. Non è facile essere Sergio Marchione, non immagino. Mi rilasso mai. Certo, solo certo. la sera tardi, che torno a casa, mi chiudo nella mia stanza, mi ammazzo di Volvo. Cosa fa, scusi?
Perché io vado su U-Volvo. U-Volvo, vabbè. E sì, guardo le berline SUV, sì, sportive, tutte le categorie. Sì, c'è. C'è da impazzire, le vorrei tutte. Vabbè, ma non dovrebbe. Appena perché... sento che sta tornando mia moglie a casa, cancello la cronologia. Addirittura. Esco sudato dalla stanza, guardo mia moglie, sa cosa prova. Cosa prova? Niente, perché sono termini meretor. Certo. Andrea Zalone. Grazie, vieni. Oggi chi è di sinistra si sente come un ciccione alle sfilate di Dolce Gabbana. Non esageriamo, guardate che poi essere sovrappeso non è una cosa di cui vergognarsi. Me ne sono accorta, che tu non ti fai nessun problema, vedo che sei disinvolto nel portare. Grazie Camusso, sì, va bene, comunque. Ma lo sai Maurizio, che stamattina un bambino per la strada... Mi diceva sei di sinistra. Ma no, non è vero, dai. È vero. No. E la mamma ci ha detto che non si prendono in giro le persone con i difetti. Ma dai, no. Le fanno i film di amore. Sì. Quelli di LCGL non li fanno entrare. E perché non li fanno entrare? Perché dicono che quelli che pagano il biglietto, se vedono uno di sinistra, smettono di sognare. Ma no, dai, non è vero. Sì, sì, ma non lo sai che a Milano, Maurizio, ma cosa? Tu non lo sai. Cosa? Io a cosa? Milano ho visto dei cartelli con scritto non si affittano le case ai meridionali, ai magrebini e ai sindacalisti della FIOM. Sì, ma vero, no, vero. Dai, no, no. Li ho visto anch'io. Ma no, ragazzi, la state prendendo troppo sul personale, reagite, ma dovete infatti, reagire. Noi del sindacato proprio abbiamo intrapreso un'iniziativa sostenuti dai sindacati dell'orchestra di Silvano Belfiore. Siamo venuti qui. Sono felice di dirlo in questa trasmissione. Perché è un'iniziativa stupenda. Oh, bello, abbiamo pensato a un inno. Un canto di orgoglio. Sì, è una cosa molto moderna. Sì, è moderna. Per chi va a casa alla TV a colori. La TV a colori! E vabbè, sei mica di destra! Ma cosa c'entra? No. Avete fatto un inno, ma giusto? Più che un inno è un filmino. Sì, è un quelle diavolerie che ti fanno vedere le immagini ma anche la musica insieme. Si chiama video musicale. Ecco, non mi veniva il termine. Scusi. Video musicale. Cosa avete visto? Stamattina ho visto proprio una ragazza che c'ha di quelle tavolette elettroniche. Sì. Che ci vedi dentro i filmini? Sì, io non ho mai capito dove mettono il proiettore, però. No, come sono i tablet. Comunque, cosa ha visto Camusso sul tablet? No, io niente, lo uso come sottopentola. Ah, ok. Ma chi è che ha visto? Stato io che l'ho visto. Cosa? Ho visto il filmino di una cantante un po' grassottella che dice che bisogna essere fieri della propria diversità. È il video di Meghan Trainor, All About That Bus. Sì, esatto. Noi di sinistra ci siamo proprio ispirati alla canzone delle Meghan Trainor. Trainer, è proprio questa cosa qua che per noi proprio per rivendicare il nostro proprio essere di sinistra. Ah, beh, questa è una bella cosa. Questa è una bella cosa. Ecco, io a proposito, Maurizio, avrei tanto un desiderio. Dica, Camusso, se potesse presentarci come fanno in queste trasmissioni moderne, tipo Studio 1, che mi piace tanto. Studio 1? Studio 1. Ma stai scherzando? Ma oggi si usa di più bandiera gialla. Vabbè. Allora, come bandiera gialla. Comunque, se ci presenti, ci facciamo vedere il Super 8 che abbiamo realizzato. Va bene, dai, allora voi andatevi a preparare e io vi presento. Non ci prepariamo, no, a te prepariamo. Ci presenti? Allora vado a farmi la ceretta. Sì, va. Aspetta. Allora presentiamola di Camusso Landini, Meghan Trainor, essere di sinistra è uno stress. Siamo di sinistra, ma che stress, davvero. Da ieri fino adesso, almeno. È come Serra Grass, molto grass, davvero. Ci credono depress, ma depress. Sono nervosi, sai. Ci hanno detto che siamo soledi assai. Ora diranno che siamo grassi, sai. Ci fa sta male. Tutta da operaio, la Leopolda non si va. Adesso dicono tutti che son grass, davvero, vestita senza strass, no glamour, dico che non ho class, eppure, pensa come siamo messi, siamo
cosa. Noi fermati, abbiamo finito. Grazie. Son di moda la TV, c'ho l'orgoglio di far figli per gli ascolti di formigli e giù al bar c'è Greco di Agora. È venuto Floris da mia zia, l'inviato di Santoro è qua. Guarda cosa è diventata la mia casa scalcinata, un plastico di Vespa alla TV. Se sto in ciabatte senza calzini, mi intervistano di più, anche il più scemo degli inquilini ora è una star nei TG della Rai. Da sfigato sto in TV, è boom di ascolti, tu lo sai, son coreografico e di moda. Già non ci cagan più. Questa era la Silvano Belfiore Band, il coro guidato da Valentina Naselli. Ottobre. È la festa dei fantasmi. Bello, eh? Sarà, ma io Halloween. Io Halloween non lo capisco. Quando ero piccolo io non c'era mica Halloween. Io mi ricordo che se da noi in casa entrava una zucca, la parola chiave non era Halloween, ma minestrone. Per mia mamma dolcetto scherzetto non aveva senso. Diciamo che lei era più per minestrone o schiaffone. No, perché in questo periodo dell'anno... No, scusate. Ma cosa festeggi in questo periodo dell'anno? Per noi bambini il massimo del divertimento era andare al cimitero a trovare i bisnonni. Che cazzo fai? Freddo, cappotto, minestrone, parenti morti. Ma che cosa festeggi? Invece adesso è diventato una specie di carnevale horror, no? Venendo qui in teatro stasera ho visto decine di persone truccate da gente estinta, no? Chi da fantasma, chi da zombie, chi da Enrico Letta. Cioè, però... Sapete però a me, sai veramente cosa mi dà fastidio, cosa mi manda in bestia a me? Che gli anglosassoni dicano che la festa dei mostri l'hanno inventata loro e che poi noi gliel'abbiamo copiata. Ma come vi permettete, anglo? Perché io lo chiamo così, siamo amici. In fatto di mostri, a noi italiani non ci deve insegnare niente nessuno. Noi ne sforniamo tutti i giorni di mostri. Ormai noi ci abbiamo fatto il Halloween.
cosa si credono di aver inventato, cosa si credono cosa si credono di aver inventato. La zucca con la candela, la casa degli orrori, ma lì che paura, sto tremando, quella lì, quella casetta lì dovrebbe farmi paura. Ridicoli. Volete vedere veramente qualcosa che vi fa paura? Questo, lo stadio di Giarre, questo fa cagare addosso. Lo stadio di Giarre in provincia di Catania. Giarre c'ha 28.000 abitanti, questo sì che mi terrorizza. Nel 1985 hanno iniziato a costruire uno stadio da 22.000 posti per il gioco del polo. A Giarre. Paura! Agghiacciante, signori miei! 22.000 persone che guardano il pollo! Ma come fai? Non esiste! 22.000 persone? Credo che non esistano in Europa! Cioè, quante saranno? 10.000? 22.000 a Giarre? È come se a Genova volessero costruire uno stadio da 1.000.000 di posti per la caccia alla volpe! È la stessa roba! Chi cazzo ci gioca a Giarre a polo? Dunque, per fare questa gradinata il CONI ha speso 4 milioni di euro. Poi nel 1997 ha smesso perché si è accorto che era troppo ripida. La gente rotolava giù, finiva in campo e prendeva uno zoccolo qua del cavallo. Paura! Ma aspetta, perché Giarre non hanno fatto solo lo stadio per il polo. Hanno anche iniziato a fare una piscina olimpionica, ve lo giuro su Dio, di 49 metri. La vasca normalmente è di 25 o di 50, no? Ma loro lì volevano fare il record del mondo dei 98 metri. Ora, tu pensa, no? Pensa alla Pellegrini che fa. E vabbè, fai due vasche e un ciccinì. Beh lì, arrivi fino lì, dai. Dove c'è lo spruzzo? Fammi un po' vedere. Fusi, me la fai vedere la piscina? La piscina olimpionica di Giarre. Fammela vedere. Eccola qua. Ecco, quella lì, l'acqua che vedete, non ce l'hanno messa di proposito. C'è piovuta dentro. Gli altri, un po' di pioggia, un po' sono gli sputi. Perché non l'hanno finita. Dunque l'idea era di fare a Giarre un centro polifunzionale, ci sono andati vicini, hanno fatto un centro, può non funzionare. Comunque, amici di Halloween, non vi bastano i mostri di Giarre? Non c'è problema. In Italia siamo pieni di scheletri, tra l'altro i nostri scheletri nell'armadio si vedono benissimo perché non siamo riusciti nemmeno a finirli, sti cazzo di armadi. Guarda qui che bello scheletro che abbiamo, ora ve lo faccio vedere. Ecco, questo per me è un capolavoro, questo è il nuovo palazzo del cinema a Venezia. Nuovo, insomma, vabbè, hanno iniziato i lavori nel 2008, hanno speso 38 milioni di euro e poi hanno abbandonato tutto perché si sono accorti che il terreno era pieno di amianto. Ma dopo te ne accorgi. Ma non puoi controllare prima cosa c'è sotto. Io quando pianto l'ombrellone, sono di Genova, no? Quando pianto l'ombrellone, prima controllo che non ci sia un masso, sai che può cosare la punta, perché io ho un ombrellone da 19,50, sono genovese, mi girano i coglioni, se no. E tu spendi 38 milioni di soldi pubblici, anche miei, e non guardi cosa c'è sotto. Ma sai dove ti pianterei l'ombrellone io senza nemmeno controllare se si rovina la punta? No, perché... Qui, invece, fammi vedere, Fusi, siamo nel Basento, in Basilicata. Questa è una diga, bella diga, eh? Gran bel pezzo di diga. Qui lo Stato ha speso 85 milioni di euro. L'idea era stupenda, noi proprio siamo partiti dal concetto... Siamo partiti proprio dal concetto di orto, capisce? No, come scusi? Ma nel 1976, cioè, c'era questa idea straordinaria per noi, sì, di irrigare tutta la Lucania. Perché? Volevamo fare uno degli orti più grandi d'Europa, bellissimo.
E infatti la diga l'hanno fatta. Peccato che non ci abbiano messo mai i tubi. Cioè 30 anni di lavoro, ve lo giuro, 85 milioni di euro per fare una diga che non funziona. Ci facciamo prendere per il culo anche dai castori, ve lo giuro. Attualmente la diga... Attualmente la diga irriga la diga. E basta. Dunque, Sergio Rizzo, in un'inchiesta per il Corriere della Sera, ha scritto che in Italia sono stati spesi 4,1 miliardi di euro per opere che non verranno finite mai. Ora, invece di ristrutturare quello che abbiamo, continuiamo a costruire cose assurde. C'è stato il terremoto all'Aquila, giusto 5 anni fa, ve lo ricordate? Ecco, invece che ripristinare il centro storico, che era pericolante, abbiamo pensato bene di costruire delle case nuove fuori città. Ve lo ricordate, no? Erano le famose New Town, eh? Guardate le case nuove. Nelle case nuove appena fatte crollano i balconi. Aquila, sequestro 800 balconi nelle New Town. PM, pericoloso affacciarsi. Non hanno fatto le New Town, hanno fatto le Jew Town. Il quadro della situazione è questo. A distanza di 5 anni dal terremoto, le case in centro, che rischiavano di crollare, sono ancora lì, però sono crollate le case nuove. E senza nemmeno il terremoto. Nei regolamenti condominiali, ormai la prima regola è severamente vietato gettare qualsiasi oggetto dai balconi, soprattutto i balconi. Ma, no, ma pensa ai dialoghi... Pensa ai dialoghi in casa. Amore, l'hai invitato tu, quello del terzo piano? Chiedigli se rimane a cena. No, no, mi sa che andiamo tutti da quello di sotto. Che carino. Mo bevo un caffè che sempre buono tira sull'umore. Buono sto caffè che te dà un senso come de calore. Datemi un caffè, giuro che non mi farà male al cuore. Beve un caffè una specie di magia, al 50° è tachicardia. Pari a papà, pari a papà, la Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone. Perché, ve lo ricordate, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è? Ve lo ricordate? Avete un'età media, sì, elevata, non so. Beh, dunque, Nino Manfredi è stato il più famoso testimonial di caffè in Italia, lo possiamo dire. Pensate che quando Manfredi ha iniziato, George Clooney diceva ancora, pannolini, what else? Dunque, a me il caffè piace, non ne posso prendere tanti, ne prendo uno dopo pranzo, un caffè me lo prendo, perché sennò poi divento nervoso. D'altra parte non fumo, non bevo, non trombo, non mi drogo, mangio macrobiotico, faccio una vita che rispetto a me il Dalai Lama è Lady Gaga. Cioè, almeno un caffè e dopo pranzo e lasciamelo. Il caffè espresso, come posso dire, che per noi italiani è un rito. Il caffè espresso regola la nostra vita di italiani. Prendi il lavoro. Che cos'è il lavoro? Il lavoro in Italia è quella cosa inutile che si fa tra una pausa caffè e l'altra. Se in Italia togliessimo la pausa caffè, il nostro PIL raggiungerebbe quello della Cina in 2 settimane, ve lo giuro. Ma come fate? Come facciamo a toglierci il caffè? Impossibile, è troppo buono, non possiamo farne a meno. Non c'è nessuno al mondo che mi potrà mai convincere a rinunciare al mio caffè. Nessuno, nessuno, nessuno. Perché adesso questa musica horror? Perché? Dai, no, non si fa la musica horror. Perché? Chi è che... No, no, era Gabanelli, no, anche sul caffè, no. Oh, signor, cosa ha detto stavolta sul caffè, raga?
il caffè, sì, dopo il petrolio, sì, è il prodotto più scambiato al mondo. Dentro alla tazzina non c'è solo caffè. Cosa c'è? Il 95% è acqua. Ottimo. Quindi è meglio se è trasparente e non quella che ha pulito tutti i fondi dei caffè. La prima estrazione, i primi 2-3 secondi, sì, noi facciamo sempre il purge. Perché? Cosa? Perché il purge sarebbe... Che? Purgare, diciamo. Quindi togliamo i primi secondi di acqua, sì, perché si trascina dentro i residui del caffè. Mm. Vedete questa? Perché qui? È acqua sporca. Diciamo che questa è sporca. Vabbè. Qui a Reggio Emilia. Vabbè, Reggio Emilia. Milano. È acqua sporca, un po' di sporca di caffè. Cosa vuoi che Napoli faccia un po' di acqua, un po' d'acqua sporca di caffè? Sicuramente vari composti furanici. Furanici. E poi anche tracce di acrilamide. E quindi, bene, l'acrilamide, queste due sostanze sono addirittura cancerogene. Addirittura cancerogene, l'acrilamide. Avete notato che i professori sono sempre... Ma questa è la scienza, non si può dire. Ma sono tutti... Sembrano usciti dai fumetti i professori. Ragazzi, ora io e la Gabanelli siamo molto amici, è un mito. Milena, ti saluto. Sei una risorsa vera di questo paese. E non ci si può improvvisare Gabanelli. Gabanelli non è che lo nasci. Gabanelli, lei è 24 ore su 24, Gabanelli. Sono 20 anni che è così. Si è fatta un mazzo tanto, è la più bravissima. Devo dire che essere fidanzati della Gabanelli potrebbe essere tosta, dura, no? Cioè, immagina di essere... proporre una fidanzata alla Gabanelli. Una fidanzata, una vacanza alla Gabanelli. Cara, sto guardando qui su internet, cara Milena, un viaggetto a Natale. Se ce ne andassimo in un bel villaggio all inclusive in Kenya? Avete sentito bene. Lui dice villaggio all inclusive in Kenya. E io penso regime criminale del presidente Uhuru Kenyatta. Ma se a te piace dare i soldi a un dittatore, ma sì, facciamo pure un bonifico a Fidel Castro. Mandiamo un cesto di salumi a Kim Jong-un e almeno risparmiamo l'aereo. Scusa, Gaba, no, è che sono cretino oggi. Facciamo un weekendino in un alberghetto nel centro, a Parigi. La Ville Lumière, la Tour Eiffel. Che bello che è il centro di Parigi. Peccato che nelle banlieue ci sono più immigrati poveri che fanno i lavori umili abbassando il costo della mano d'opera francese che quindi emigra, prende la TAV e distrugge la Val di Susa. Sono un coglione, se sono un coglione. Non possiamo andarcene alle Mauritius a prendere il sole. Clap, clap, clap. E spalmati di crema solare, utile se non fosse che presenta delle sostanze che possono causare allergie, se ti va bene. Allora sai cosa ti dico? Io prendo la macchina e parto subito da solo. Ecco, lo sapevo, parte da solo. E ora mi tocca andare al lavoro in taxi, che è una corporazione, e per questo la corsa la paga sempre Pantalone. Buonasera e bentornati nel fantastico mondo dell'Inculate. La nostra mission è l'Immission, dove Inc sta per Incorporated, Cool sta per Fashion e Date rappresenta il simbolo dell'infinito. Sì, ma l'infinito è messo orizzontale. E noi orizzontale ce lo metteremo, mi creda, lo metteremo. Si ricordi che siamo l'Inculate. Per chi ancora non mi conoscesse, mi presento, il mio nome è Iotin, sì, il mio cognome è Cook, cioè... Iotin Cook. Ecco. Noi creiamo soluzioni innovative per cittadini del mondo. E che genere di soluzioni? A lei piace viaggiare? Ah, sì, certo. Quando è all'estero ha voglia di chiamare qualcuno per dire che sta bene, giusto? Eh sì, sì. Lei sì chiama sua moglie e le dice, cara, stai bene, io sto bene, tu stai bene? Sì. Lei sta bene? Sì, sì, sì. Davvero sta bene dopo aver speso 60 euro per 3 fottuti secondi? Ci pensi, sta meglio lei o stiamo meglio noi? Direi voi. È un nostro brevetto, voi lo conoscete come roaming. Sì, mi scusi, però ho letto che adesso lo stanno togliendo il roaming. Questo vuol dire che non c'era nessun motivo ragionevole perché ci fosse prima. Lei ha pagato per anni una cosa senza senso. Questa è la vera Inculate. L'ho messa di cattivo umore? Le si è chiuso lo stomaco? Beh, un po' sì. Adesso glielo riapro subito. Lo stomaco? Fuochino. No, no. Le andrebbe no un hamburger? Ma un hamburger? Ma
Sì. Bello. Sì. Alto. Sì. Soffice. Gustoso. Sì, sì, abbiamo capito. Come questo. Che buono. Cosa, quello? Sì. Come fa a saperlo che è buono? Lei ne ha mangiato uno così? Quell'hamburger lì, dal vivo, lei non lo vedrà mai, non sarà mai suo. Quell'hamburger lì è la Kate Moss dei panini. Cioè? Ci sono voluti 90 ore di trucco, 45 fotografi e 6 anni di studio di posa. Ah. Quel panino lì ha un agente. Quella è solo una foto in un pannello pubblicitario. Ah. Lei ha ordinato un hamburger, il suo hamburger è questo. Ma no, ma no. Voleva la Kate Moss e le è arrivato Corradino Mineo. Inc. Cool 8. Però guardi, le dico questo, ha ragione, ha ragione. Alle pubblicità non si scampa. Non dica così. Lei dalle pubblicità può uscirne quando vuole. In che senso? Lei è un uomo libero, ha presente i pop-up? Pop-up? Quelle pubblicità improvvise su internet che le coprono tutto lo schermo proprio mentre lei sta leggendo l'articolo più importante della sua vita? Sì, sì, certo. Lei è liberissimo di chiuderle quando vuole, in piena libertà. Basta un semplice click sulla crocettina. Infatti sembra facile. Certo, lo è, se trova la crocettina. Stia buono. Una volta è in alto a destra. Stia fermo, va bene. Una volta è in basso a sinistra. È vero, però... Poi è al centro, ma è un attimo, infatti... perché nel frattempo la crocettina è già a destra, in basso, in alto, lì, più in alto, oltre il bordo del computer, dietro, sotto i cavi, in giardino, dietro le ortensie! Sì, buono. Beccare col mouse quella troietta è come sperare di pescare un'anguilla nell'oceano a mani nude senza dita. Ma è orribile. Lei mi lusinga, questo è il nostro stile. Piccoli disagi per grandi inculate. Ah, ecco. E ora mi permetta, ma oggi è una data molto importante per noi. Ah, sì? 50 anni fa, proprio in queste ore, mio padre, Guarda Cometin... Scusi, come si chiamava suo padre? Guarda Cometin, cioè? Guarda Cometin Cook. Ah, ebbe certo. Una delle più grandi intuizioni che la nostra compagnia abbia mai avuto e su cui ancora adesso incassiamo il copyright. Quale? Inventò la dicitura a partire da. L'idea è semplice, geniale, funziona per tutto, per le automobili, per i voli, per gli alberghi. Offerta weekend hotel a Parigi a partire da 6 euro per notte. Non è fantastico? Conviene. Certo, conviene se lei rimane quel weekend a casa. Perché c'è un'unica stanza in tutta Parigi venduta veramente a 6 euro per notte, ma è sotto la Senna e vi si accede grazie a 20 minuti di apnea. Lei sa chi scrive le recensioni su TripAdvisor? No. Le nutrie. Capisce adesso? Perché mio padre si chiamava Guarda Cometin Cook. Abbiamo appurato che lei viaggia, giusto? Sì. Un bellissimo volo Milano-Parigi low cost a 19,90 euro. Bello. Sì, speravo che lo dicesse. Guardi i nostri passeggeri come sono belli, tutti felici. Come lei, hanno visto la cifra 19,90 euro. Che bello. E tra un secondo compreranno il biglietto. Tra un secondo. Ma se noi riuscissimo a fermare il tempo come gli X-Men, potrei mostrarle cosa accade in quel fatidico secondo. Sì, però voi non siete gli X-Men, che tra l'altro usavano gli effetti speciali. Secondo lei gli effetti speciali chi li ha inventati se non mio zio Seti Giritin? Seti Giritin? No. Se ti giri, allora. Se ti giri, ti incucca. Certo. Si rilassi. Cosa c'è? Ascolti la musica e guardi cosa accade in quel secondo. Sì. Tu tieni il tuo dito su un tasto, tra poco un affare farai. Ti compri un biglietto low cost, però c'è l'inculate che ti aspetta lassù. Non sai dove metter le gambe, ti vendo centimetri in più. Se vuoi la cintura e il sedile ci chiami, però un extra costo fai tu. C'è un netto in più nel tuo bagaglio, dovrai sborsare un bel conguaglio, dai.
se scegli il posto finestrino col supplemento di rovino, avrai la tua carta d'imbarco e crediti i tuoi guai. Ma mi scusi, ma avranno pagato tantissimo, avranno pagato più di 300 euro. La ringrazio perché dà senso alla multinazionale che ha fondato mio nonno. Anche il nonno. Come ti muovi, Tim? Suo nonno. Come ti muovi, Tim Cook, è lui il fondatore della In Cool Hate. Da quello che mi riguarda, il tempo delle allusioni e delle parole a ruota libera è finito. Io rimprovero alla Bindi la sua esistenza, per la verità. Questo, per me è impresentabile l'onorevole Rosaria Bindi. Lei insomma non aveva impresentabili. Buonasera, presidente De Luca. Bindi. Sì, appunto, ecco, lei ha... Rosaria Bindi, sì, lei... sedicente Rosi. Sì. Impresentabile sotto tutti, ecco, i punti di vista, ecco, con sì, quei baffetti sul labbro, no, privo di ceretta. Ecco, appunto, definirla in questo modo, no, non le sembra un po' eccessivo? Impresentabile, Rosaria. Sì. Nomignolo esotico. Ma non è di esotico, quelli è... che si usano anche per gli uragani. No. Sta arrivando il tornado Rosi. Ma non vada su quel terreno. Infatti, guarda... anche in questo caso sì, si parla di evento catastrofico. No. Tendente alla tragedia. Rosaria, detta presidente dell'antimafia. Non detta, è presidente. Ruolo che purtroppo la distoglie, sì, da altre mansioni a lei più adatte, tipo, sì, ruolo di graffetta o di, no, fermaporta all'androne. Ecco, se potesse non insultare. Non la se... cosiddetta Rosaria, sì, si è permessa, sì, di dire che nelle mie liste, sì, elettorali c'erano degli impresentabili. Vabbè, l'ha detto, ma... Liste in cui i candidati nelle vene non avevano sangue, ma acqua sorgiva, ma no, proveniente da alture incontaminate. Adesso però non esageri. Candidati i cui unici processi che avevano in corso, sì, erano quelli per la beatificazione. No, c'era anche qualcuno in che... In vita, tra l'altro, mai successo nella storia. Addirittura, no, vabbè. Impresentabile però, sì, a me. Sì. A me, che ho portato in campagna il concetto di trasparenza. Addirittura, l'ha portato... Prima di me i vetri in campagna erano di Tech. Ma no, ma adesso non dica non di vedeva no, attraverso. Ma la gente era costretta a guidare con la testa fuori dal finestrino. Vabbè, sembra... perché al parabrezza erano tutti di Ardesia. Ma non credo, guardi, non lei... le dico i raffreddori. Sì. Il prodotto regionale tipico all'epoca era il muco. Perché sempre esagerare? Prima che introducessi, sì, io, sì, la trasparenza in campagna, le camicie, sì, da notte, i baby doll per le seratine intime, sì, erano di Stagnola. No, ma però può stare. Le passioni si consumavano al cartoccio. Al cartone, la libido, sì, era talmente mortificata, sì, che a dire che avevano mal di testa erano tutte e due. Per dire, va bene. Senta, però anche Saviano ha parlato di nomi impresentabili, no? Eletti nella sua lista, quindi... Saviano. Sì, Saviano. Roberto. Sì, Roberto Saviano, anche lui ha detto che, insomma, nella sua lista... Robertetto Savianetto. No, non cominci anche con lui. Ci sono dei nomi discutibili tra gli eletti con me? Ci sono dei nomi così discutibili tra gli eletti con me. Sì, l'ha detto così, Saviano, no? Falli. Vabbè. Pronunziali, Savianetto. Sì. Vabbè. Ti sfido. Ecco, ma li ha fatti, li ha fatti. E sa perché ha potuto farlo? No, perché? Perché i nomi in campagna li ho portati io. No, ma adesso non ricominci. Stia prima su... di me i citofoni erano lunghi metri perché dovevano descrivere l'aspetto fisico della persona. Ma non credo, la prego, la Lei prego. Non suonava ad Ariccia Mario. No. Lei non può sempre... Non è che ha inventato proprio tutto, no? Lei suonava quell'uomo, sì, che tutte le sere rincasa con un'auto col bollo sulla sinistra, la giacchetta a scacchi neri e gialli. Sono le targhette, vabbè. Tra le strade di Salerno ci si appellava solo con i suoni simili al verso degli animali. Ma, ho capito. Ai matrimoni la formula era, vuoi tu prendere come tuo legittimo... Non credo, guardi, lei veramente non Lei può... immagini la morte, sì, della poesia del matrimonio. Vabbè, non ma si sì, sposava più nessuno, certo, con conseguente crollo della natalità. Pure, fino anche a sei quello. Anni fa Caserta era una città fantasma composta da soli due abitanti. Ma non è vero. Che purtroppo, non essendo, essendo sprovvisti di nomi, sì, non riuscivano nemmeno a chiamarsi null'altro. Vabbè. Era tutto un certo. Senta, lasciamo un attimo la politica da parte, no? Perché è sfumato il sogno di Ercolano di diventare capitale della cultura 2016. La Commissione e il ministro Franceschini hanno deciso che sarà Mantova. È un peccato, no?
Franceschini. Sì, ecco, ma non la butti sul personale adesso. Nome sì. Che più che a un ministro si addice a prodotti da forno. Ma, non, ma perché deve andare? Lasci stare. Non... I morbidi Franceschini dell'antica biscotteria. Ma perché deve... Parliamo biscotti, peraltro, sì. Che se immersi nel latte si spappano in una poltiglia viscosa, rendendo la colazione una chiavica immaginabile. Può stare nel merito. Hanno del... scelto Mantova. Ecco, oh, ecco. Mantovetta. Sì. Ma non Mantovetta. Con ma... il Duometto, il Palazzetto Ducaletto. Palazzo Ducale. Con i Gonzaghetti sulla faccia. Ma non ha i Gonzaghetti sulla faccia. Ma sì, facciamo pure di Mantova capitale della cultura, perché non capitale d'Italia, sede dell'ONU. Ma no, ma... Spostiamoci il Vaticano. Ma no, l'Equatore, ma facciamolo passare da Mantova. Ma adesso non esatto. Da domani la canzone New York per legge dovrà essere cambiata in Mantova a Mantova. Ma non deve prendere. Che non ci sta nella metrica. Ma non oh, deve... questo Mantova non ma ci non... sta. Ma infatti non lo sarà. Senza tenere conto che ad Ercolano siamo intasati di cultura. Ecco, voi perché ai voi castelli siete? Autostradali di Ercolano, sì, la voce sì. Metallica recita i sonetti. Ma no, adesso non... La più grande biblioteca dell'antichità era ad Ercolano. No, no, veramente tutti sanno che era ad Alessandria d'Egitto. Certo, perché quelli di Alessandria chiedi un libro oggi, chiedi un libro domani, alla fine se li sono tenuti. Ma cosa e si dice? Sono fatti un po' ma no. Di biblioteca con la no. Nostra roba, sti mariuoli. No. Ercolano, sì. Culla della civiltà dove sì. Le arti, la letteratura, la matematica, sì. La storia, la geografia le ho portate io. Ma prima non a scuola esageri. C'erano solo l'ora di ginnastica e quella di religione. Ma no, ma no. E in mezzo sei ore di ricreazione. Ma si figuri. Si era venuta a creare una stirpe di palestrati cattolici ma che no. Facevano rosario con i grani da 6 kg l'uno. Ma si figuri. Il segno della croce lo facevano in 4 serie da 12. Ma no, ma no. Andrea Zalone! Scusatemi, ho portato le focaccine, sono passato dal fornaio. Sono cadute le focaccine. Sono cadute le focaccine. Sono cadute le focaccine. Sì, veramente è caduto anche il Papa oltre le focaccine. Oh, ma se poi vi fate darmi una mano, ecco, hanno aiutato le focaccine. Vabbè, non vi preoccupate, Grazie. Ah, ecco, abbiamo salvato tutte le focaccine. Adesso possiamo aprire il sinodo sulla famiglia. La domanda che i fedeli di tutto il mondo ci stanno facendo è: non avrete mica invitato Marino? No. Perfetto, perché o lui o io. Santità, ecco l'elenco degli interventi. Aspetta, c'è l'applauso. Aspettiamo l'applauso, Cardinal Freri. Santità, l'elenco degli interventi con i relativi temi. I temi. Tu non eri lì quando prima me servivi. Stavo ho detto cambiando. Salone, eri sparito. Stavo cambiando. Cardinal Freri e l'elenco degli interventi del sinodo. Del sinodo. Allora. Vediamoli un po'. Devo andare dall'ottico, ma hanno sbagliato. L'omosessualità nella famiglia. L'adozione da parte dei gay. Non si possono discriminare i gay. La comunione ai divorziati e ai gay. Seminario su Raffaella Carrà. Come mai non abbiamo inserito qualche tematica sugli omosessuali qua? Perché non parliamo un po' anche di gay? Sì, Santità, finalmente, Santità! È ora, Santità, di parlarne! Oh, ma siete ammattiti! Basta! Vi ricordo che questo è il sinodo sulla famiglia. E la famiglia è formata da un uomo o una donna. Dico bene, cardinali? Certo, ma senza dimenticare i figli, Santità. I bambini sono importanti. Sì, parliamo dei bambini. Parliamo di bambini. No, parliamo di gay, Santità. Sì, parliamo di gay. Come parliamo di gay? Basta. Santità, mi scusi.
ma ci sono tanti giovani seminaristi omosessuali. Sì, santità, vorrebbero uscire allo scoperto. La chiesa deve aprirsi, santità. Santità, nella chiesa certe cose si fanno soltanto in silenzio. Non è meglio lasciare perdere l'ipocrisia e, beh, sì, lasciare perdere. E uscire dall'ombra, santità. Figlioli, una focaccina non la volete? Ora, va bene non essere ipocriti, ma noi abbiamo delle regole, dobbiamo rispettarle. Noi recitiamo il credo, mica il movediamo. C'è qualcuno che ha qualcosa di serio da dire, che non abbia nemmeno lontanamente, ma neppure un vago riferimento alla questione gay? Ve prego. Io, santità. Oh, finalmente, dimmi pure, parla, fratello. È troppo tempo che tengo questa cosa nell'armadio. Sì, dimmi. Io sono gay e ho un compagno. Fratello, va bene. Se sei felice così, chi sono io per giudicare? Ti auguro di cuore ogni bene, però, nella tua nuova vita da laico. Ma no, santità, io voglio restare. È ora che la chiesa si rinnovi. Alla gogna. È una lobby gay. Fuori. Per favore, niente panico. Voi cardinali, state calmi. Che tanto qui un rogo non si può fare che scatta l'impianto antincendio. E poi, fratello, è vero che io vado in 500, me porto la valigia da solo, vado dall'ottico, ma due regoline della chiesa, devo farlo rispettare. Santità, ma la chiesa deve cambiare, anch'io voglio sposarmi e avere il diritto di adottare. Non è cattiveria, è che proprio non possiamo, ha capito? È come se tu mi chiedessi di cambiare il pane in vino con le tartine, lo spritz, cosa facciamo? La perimessa. Santità, io sono soltanto un semplice prete. Aspetta, c'è l'applauso. Pianico De Federico. Sentite. Cosa? Sono un semplice prete io. Se non vuole ascoltare me, ascolti almeno una voce più autorevole della mia. E quale sarebbe? Elton John. Elton John? A questo punto viene da dire ridatemi Marino. Sentiamo cosa c'ha da dire Elton John. Papà di Roma. Cosa c'è? Vorrei chiederti una cosa. E dimmi. Vuoi capire la cosa strana? Che cosa? Tu che porti la sottana. Sono forse così strani. Chi? Gli omosessuali. No. Se non avete un campionario dentro d'ogni seminario. Ma figliolo, cosa dici? Dici che bisogna amare chi se ne è peggio di cuore. Ma se gay è un sacerdote, lo prendete bastonate. Se permetti, caro Elton, qui funziona così. Sei gay, da noi non puoi. In the church, papà, sai papà, di quanti ne hai, se li cacci tutti quanti, rimanete lì sei, ti conviene di restare con noi, ma perché non lo fai? Go in the church, papà, dai papà, accetta anche noi, medioevo lo sai, è finito oramai, se tu vai in un seminario vedrai, sembra amico non stai. Caro Elton, te capisco, ma non devi esagerare. Sono il capo della chiesa, non del radio radicale. Siamo il glitter, fai Priscilla, ma la donna canò. Che in the church non capisco, Francesco, perché non li vuoi? Se riputi malaffetto che tu provi per noi, facci spazio nella chiesa, lo sai. Mio caro Elton, canti bene, ma sai, fare il papà è un casino, se tu provi vedrai, siamo qui da millenni, con ste regole qui, non se possono mica rovesciare così. Forse un giorno, forse...
Silvano Belfiore Band, i coristi, i ballerini di Michela Muffato, Andrea Zalone, Francesco Ferri, Claudio Fois. Care italiane, cari italiani, è con viva e vibrante soddisfazione che il Presidente della Repubblica comunica che dopo il consueto discorso di fine anno alla Nazione rassegnerà le sue dimissioni. Ho già il testo del discorso, vi anticipo il finale. Buon anno, buone feste e mo sono tutti caos. Abbassiamo i toni. Vostri. Eh no, caro corazziere 1, quando ci vuole, ci vuole. Io gliel'avevo detto, vi do 18 mesi per fare le riforme. Io non ce la faccio più a stare qui, io sono anziano, hai capito? Te lo ricordi che eravamo già sulla Spider, che stavamo andando a Capri, ci hanno richiamato. Guarda com'ero. Guarda com'ero garrulo e felice. Felice garrulo. Garrulo è felice. Moi 18 mesi sono passati e sai dove vado? Dove? In Valbadia. Lontan dalla Madia. Faccio un salto giù a Circeo, alla faccia di Matteo, e poi giù giù fino a Salerno, che non veda più il governo. No. Chi ha detto no? Non può, Presidente. In molti chiedono che lei rimanga. Anche il Financial Times teme le sue dimissioni. Eccolo. Il Financial Times? Sì. Le mie dimissioni? Napolitano stands tall among Italy's selfish politicians. Sono inglesista. Traduco. Napolitano si staglia tra l'egoismo dei politici italiani. Accidenti, che sberla di titolo. Bello. È buono. Neanche mica c'ha dei titoli così. Senti cosa dice. Un'istituzione emerge con la sua reputazione intatta da questo lungo periodo di incompetenza, corruzione e declino. Sto parlando della Presidenza della Repubblica. Scusa, corazziere. No, ma non deve scusarsi, è una cosa molto bella. No, non è commozione, corazziere, è sconforto. Ah. Ma è mai possibile che tutto dipenda da me? Ma c'è Renzi, ma non può pensarci Renzi, ma che fa Renzi? Beh, Renzi le chiede di restare. A me? Restare sì. A me? Sì. Ma scusa un po', ma Renzi non era quello che doveva rottamare tutti? Oh, 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 io ho 90 anni, Renzi, io ho 90 anni, io non ce la faccio più, io mollo, io sono pieno di acciacchi, acciacchini, acciacchetti, piccoli acciacchi che crescono. Guarda il dito. Cos'ha? È a scatto, ha perso elasticità, è come Giovanardi. Guarda qui, guarda dove mi siedo. Cos'è? Io, guarda dove devo sedere. Hai capito? E poi c'ho Digestels, Alcacerz e la spirinetta per il cuore, c'ho tutto. Hai capito? Ma lo sai, corazziere, quante volte mi alzo di notte? No. Tante quanti governi ha cambiato la nostra Repubblica e questo record vorrei lasciarlo ad altri. Io me ne vado. Ma non glielo permetteranno, Presidente. Ah no? Ah no? Ah no? Vorrei vedere Renzi a 90 anni con gli acciacchi che c'ho io. Cosa ho detto? Che vorrebbe vedere Renzi a 90 anni. Sì, esatto, bravo, corazziere. Mi piacerebbe proprio vedere Renzi a 90 anni. Cosa fa? Lo so io, devo chiamare un amico. Un amico mio. Speriamo che risponda. All'almeno 45 diviso, al riporto di fratto, tendente a infinito, col 2. Rispondi. Chi sarà quest'ora che... Pronto, con chi parlo? Pronto, Antonino, sono Giorgio Napolitano. Niente po' di meno che il Presidente della Repubblica. Ciao Giorgio, come stai? Ti ho disturbato? No. Stavo pensando ai buchi neri, galassie, spazio-tempo, teoria delle stringhe. E com'è la teoria delle stringhe? Pensa alla teoria delle stringhe, che alla fine nella scarpa ti ritrovi sempre con un laccetto più corto dell'altro. Ah, e questa è scienza, no? Questa è stupidità, che potremmo comprarci tutti i mocassini. Sì, dimmi. Cosa posso fare per te, Giorgetto? Scusami, mi sembra che Einstein, quando parlava della teoria della relatività, usava come esempio il paradosso dei gemelli.
È vero. E i gemelli, pensate. Come va? Voi prendete due gemelli perfettamente identici. Sì. Uno lo mandi su un buco nero per 7 ore, uno lo tiene sulla terra. Sì. Quello che è rimasto sulla terra, per lui sono passati 45 anni. Quello che è il buco nero, sono passati 7 ore. Pensa alla scienza. Ecco, ma se io volessi visitare un buco nero, dove lo trovo? Un buco nero? Hai due possibilità. Sì. O guardi i bilanci dello Stato, che ritrovi un buco nero mostruoso. Lo so. Che fa ridere questa. Fa oppure ridere, ti fai sparare dal mio amico Frakovac nel buco nero di Andromeda. Hai mica il numero di Frakovac? Sì, certo che ce l'ho. Sì. Segna 02 pi greco pi greco. Ah, grazie. E adesso scusami, mi devo provare a entrare nella quarta dimensione, che io ho la quinta di pantalone, ma mia moglie mi ha voluto prendere la quarta. Questa è scienza. Sì. No, è testarda che mi vuole più magro. Grazie. Ciao Giorgio, ciao. Grazie. Grazie Antonino, ciao. Ho capito io cosa devo fare. Come lo fa? Turco! Cosa lo fa? Turco! Eccomi, presidente. Lo Turco, fai i bagagli, si parte. E per dove? Per lo spazio. Ma no, ma lei nello spazio, alla sua età, presidente. Mi puoi mandare all'ospizio? Io invece voglio andare allo spazio. No, ma hai capito? No, ma io non mi permetterei mai, però come ci andiamo, presidente, nello spazio? Con gli effetti speciali. Eh? Eh? Mm? Gli effetti speciali. Ricorda che noi siamo in uno sketch. Noi apparteniamo al mondo della fantasia, siamo personaggi. Il mondo della fantasia, possiamo fare tutto. È per questo che Napolitano non mi ha mai denunciato. Hai capito? E speriamo che non lo faccia neanche questa volta. È vero, presidente? Adesso io schiaccio. Vieni con me. Adesso vieni qua, lo Turco. Posso? Corazziere, voi allontanatevi, potrebbe essere pericoloso per voi. Lasciateci, a me e allo Turco. Eroi, lasciateci. Vedi questo pulsante rosso? Mm-hmm. Non è niente, acciccia qua. Bene, adesso io lo schiaccio, questo bottone rosso che mi ha fatto Alice della scenografia, e lì troviamo un buco nero. Sei pronto? Sì? Via. Ci siamo già andati. Ci siamo già andati. Presidente, hai visto quanto è brava la Paola della grafica? Mamma mia. Presidente, ma quanto manca al buco nero? E che ne so, bisognerebbe chiedere a qualcuno. Presidente, eccolo! Mamma mia, quanto è bello lo Turco. Presidente, sembra il tunnel sotto Mergellina, ma più grande. Mamma mia, come sei provinciale lo Turco. Ma come fai? Siamo sulla galassia di Andromeda e tutti di fuori in Mergellina. Mamma mia, quanto è passato lo Turco? 7 ore, presidente. Ah, 7 ore è buono, eh? È buono, presidente. Certo che è buono. Guarda che 7 ore passate qua, sono 40 anni passati sulla Terra. E mo dobbiamo tornare, hai capito? Ci infiliamo nel buco nero e torniamo sulla Terra. E come facciamo? Oh, ti ho detto che c'è la Paola della grafica e quella fa l'effetto speciale. Tu devi solo con viva e vibrante soddisfazione fare l'effetto del buco nero. Ti muovi un po' così, hai capito? 3, 2, 1, via! Vado, presidente! Oh, dov'è? Siamo tornati sulla terra. Quirinale, dolce Quirinale. Oh, mamma mia, presidente, questi chi sono? Oh, mamma mia, lo Turco, questi chi sono? Presidente, ma questo l'ho detto io. Ho capito, non mi posso stupire però io. Con viva e vibrante soddisfazione. Ricordati che io sono il tuo presidente. E se vedo gente con la ragnatele, mi spavento pure io, hai capito o no? Impressione, presidente. Lo so. E questi sono il corazziere 1 e il corazziere 2. Io te l'avevo detto che siamo rimasti uguali, ma loro sono invecchiati di 40 anni. Lo Turco, mamma mia. Come stai, corazziere 1? Eh? È sordo. È diventato sordo, corazziere 1. Chi governa adesso il paese, corazziere 1? Eh? Mamma mia, com'è invecchiato male. Devono essere stati anni infernali, poverini. Eccoli. Eccoli cosa? I giornali. Ha capito i giornali, mamma mia. E vabbè, vediamoli, facciamoci largo. Mamma mia, che ragnatele come sono state fatte bene. Mamma mia. Ho capito. C'è un buco, presidente. Non riesco a passare, lo Turco. Qui siamo in ragno dell'ali. Mamma mia. E che è questo qua? Corriere della Sera del 2054, 14 novembre. Renzi e Berlusconi, senza Napolitano non c'è l'intesa. Ma come non c'è l'intesa?
Ma Berlusconi è ancora vivo. Ma chi è peggio da sbrodolata d'olio sulla camicia? Non va mai via. Mamma mia, Repubblica, avvistato Napolitano vicino a Saturno, scende lo spread. Lo credo. Stallo sulla legge elettorale in attesa di Napolitano. Ma che? Ma che hanno fatto tutto questo tempo? Ma è possibile che se non ci sto io, questi non sanno fare niente, mamma mia. Corazia 2, vai ad aprire per cortesia. Vai ad aprire, sbrigati. Lo turco, mamma mia, cerca di togliere un po' di ragnatele. Chi se non riesce ad andare via, la ragnatela lo blocca. Siamo bloccati dalle ragnatele, lo turco. Caro Presidente, meno male che è tornato. E lei chi è, buon uomo? Non mi ha riconosciuto. Il futuro è già domani. Non fermare il cambiamento del fermare, del dire, del programmare. Sei tu? Anche a 80 anni spari ste strunzate. Sì, e ci credono ancora. Scusa Renzi, ma chi è adesso un presidente della Repubblica? Convive e liberante su di questo. Domani c'è la 900.000esima votazione. Sì. Abbiamo già trombato il nipote di Prodi, la nipote della Finocchiaro, mamma mia, guarda com'è brutto. Lo turco! E come qua, perché? Si torna su! Sì, chiamo Paola della Grafica. Bravo, io mi stavo già muovendo. Chiamo Paola della Grafica. Paola! Via! Che pace, che tranquillità, che viva e vibrante soddisfazione. Quando ci fermiamo qui, Presidente? Un mesetto, lo turco. Ah, sulla terra sono 300 anni, e nel frattempo? E nel frattempo speriamo che la tettonica Zolle ci sovrapponga la Svizzera, così diventiamo svizzeri. Mamma mia, lo turco! Biscottino! Subito, Presidente! Piano, piano! Disgraziato, no! Ma guarda mia, tutti i biscottini, mamma mia, come la apre male! Mi spiace, Presidente. Maledetto tu! Quello la crema, guarda, già su Saturno! Buonasera. Buonasera Presidente Ferrero, buonasera, siete terzi in classifica. Sì. Dai, terzi, è bello, dai. È bello, è bellissimo, è molto bello. Me lo vuoi dire una cosa? Sì, anzi, guarda, se vuole approfittare. Dai, me lo fallo dirlo. Lo faccio dire, certo. Beh, Sampdoria, sì, se lo merita. Senz'altro, certo, è vero. Sì. Sia come squadra, certo, che come nazione. Non è una nazione la Sampdoria, però. Beh, sì. Dai, no, se è un risultato. Certo. Perché io devo dire grazie, sì, al grande Mihajlovic, l'allenatore. Dai, sì. Se riesci a dire una frase. Che Sampdoria, sì, deve fare un monumento proprio. Sì. Sì. Nel centro della piazza di... Cosa? Quale piazza? Se riesce a... Se vuole cambiare argomento... Che... Ma anche mandarlo a casa. Chi? Un premio. Vabbè. No, però senta, la Gazzetta dello Sport racconta che tra i tifosi c'è una vera e propria ferreromania, no? Ciao Boban. Non c'è Boban. Ilaria. Non c'è neanche Ilaria. Un abbraccio. Sì. A tutti i tifosi. Sì. Sampdoriani, si dice. Viviamo un sogno. È quello bello, certo, ecco, se può dire... Forza Doria sempre. Sì, sì, no. Dai, lasciamelo dire. Però qualcosa... Lasciatemelo dire. Ma cosa? Tra non è un concetto. Se volesse proprio dire qualcosa di senso compiuto. Momento magico. Oh, ecco, momento magico. Come essere in un grande film. Se lo ricorda? Quale? È difficile. Il grandissimo Francesco Fellini. Federico. La doccia vita. La dolce vita.
però 100 me, e... me li cambi 100 euro? No, scusate. No. Ilaria, no, ciao! Non c'è Ilaria. Non... E che, credo che... Beh, ci, tu mi ispiri... Chi? Sei la mia muda. Musa, si dice. Ti musa. Dice donna, dice dai, facciamolo. Non credo, però se no veramente se forza riuscisse... Forza Doria sempre... Nel. Perfetto, però... Senta, io ho letto che lei ha introdotto le raccattapalle donna, no? Nel, ah, ecco. Dai! Se riesce a dire qualcos'altro oltre a dai. Ma la donna... Oh, cerchiamo di... Beh, è un omaggio. Sì, un po' faticoso, ma... Alle grandi donne. Oh, breve. Ci stava riuscendo. Beh, dai. Sonia Loren. No, beh, Sofia Loren, non le dico. Dai, Mariangela Gelato. Beh. Io voglio dire... Ma non le dica se non lo sa. Per me il calcio entertainment. Entertainment, beh, sì. La donna, la raccattapalla. Oh, ecco, raccattapalla. Il primo stop. Step, forse, nel senso che è il primo... Ma io voglio una donna... Sì? Protagonista nello stadio... Bene, certo... 27 ore al giorno... Sono tre di più, ma dove... Mi prude il naso, c'è qualcosa che si muove nel naso... No, non ha niente, guardi, non... Beh, il calcio è un gioco, dai! Dai! Entertainment, dai, facciamo! Entertainment, si dice, che fatica! Io voglio... Sì? Io... Cosa vuole? Beh, dai, le grandi tre F della mia vita. Le tre F della sua che vita? Sono che... Film, football. Ecco, occhio, è la terza. E no. Falegnameria? No. Dai. Ma cosa c'entra la falegnameria? Non credo. Beh, dai. Dai. Un po' così. Sì. Genoa. Dica un senso. Tifosi. Sì. Stasi. Però posso ecco... dire una cosa? Sì, ma sarebbe bello. Me la fate dirmela una cosa? Fate dire, certo. Beh, io... Non so, io ho un progetto... Un progetto? Dello stadio... È vero. Colmare. Colmare? Beh, c'è il grande Renzo sarà... Piano dalla sua, anima no, sua... No, è vivo, è vivo. Renzo Piano è vivo. Ma... È vivo. Ci dà un occhio? Non credo sette più. 7 giorni su 7. Dai, fa 49, l'ho saputo, dai. Ma cosa c'entra, però? Senta, no, invece lei ha detto che vorrebbe cambiare l'inno della Sampdoria. Dai, no? Cambiamo. Sì, ho capito, ma non si può andare avanti. Vorrei aiuto. Sì, certo. Dei grandi musicisti. Ah, beh. Uno bello, come bello. Silvano Fossati, che riposi in pace. No, Ivano Fossati. È vivo anche Ivano Fossati. Oppure come altri, come Gianni Gabor. Vabbè, Giorgio Gabor, io prego. San Giovese, calcio d'angolo. Cosa? Orzo in tazza grande. Stavamo parlando dell'inno. Dai. Parlavamo dell'inno, no? No! Ma non è possibile. Io quello di ora l'inno dai, di... cambiamolo però se ci quello che fa c'è la madama dietro. Non c'è la madama dietro, no. Ci dica come fa. Ma... Doria. Core desta città. No, non è quello l'inno della Samp, io non è quello, non è. Non è quello l'inno della Samp, non è. E Sampedoria, e siamo tantissimi. Non è neanche quello, dai, non posso. Osteria numero 1000. No. Sta Sampedoria fascinino. Non è neanche questo. Lo vedi che va cambiato? Ma vabbè, ma non per non se lo ricorda nessuno. Ho capito, ma se ci vuole... Dai! Fammelo! Dai, l'inno! Me lo fai farlo? Ma glielo dai! Sì, lo faccio. Lo dai il microfono, te lo restituisco. Guardi, io glielo do. È una proposta di inno? Sì. Se Silvano Fossati da lassù... Ivano che è vivo, Ivano Fossati. Spero che piaccia. Ce lo auguriamo tutti, sì. Ma anche se non piaccia... Ecco. Dai, cantiamolo. Cantiamolo. Maestra. Maestro. Doria. Città di San
storia meravigliosa. Dopo di te c'è solo niente, sempre Sampdoria. Io te lo giuro, te lo restituisco. Battere i cuori con i colori un po' bruciacchiati. Aspettai, facciamolo. Ilaria, dai, facciamolo. Dai, facciamolo, del del. Dai, facciamolo, sur, sur. Aspico, aspico che ci sia. Sempre Sampdoria, anche se non ci sia, allo stadio sempre, voglio portare la cultura. Beh dai, facciamolo, dai facciamolo, tende, dai facciamolo su, su, aspico, aspico che ci sia, sempre Sampdoria, anche se non ci sia, allo stadio sempre, voglio portare la cultura. Beh dai, facciamolo, sicuro che non c'è niente sul naso. Tra poco, Ketzinger, con il nuovo spot di Bandera. Ladies and gentlemen, dalla stanza ovale della White House in Washington, va ora in onda One Totally New Amazing, puntata del Renzi alla Casa Bianca Show. Buonasera. Cosa fa lì? No, cosa fa? Good evening, sir. Ma guardi, I am the new president of United States of America. No, 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 no. Do you have a pizza for season? Ma non può ordinare la pizza alla Casa Bianca. Seasons. Season. Or four formaggi. Hai quattro formaggi. Come si dice, prego? Formaggi? Cheese. No, quel cheese è per i selfie, no? Ma come no, si dice? No, Do you know? I like a typical formaggi. Cosa sta facendo? Do you know that formaggi? Cosa sta facendo? Is made in little country very near to Vicenza. Ma cosa sta dicendo? Cosa fa? Sto spiegando al tipo il formaggio che ma ci non voglio può, tra l'altro, non può farlo, non deve. You take highway A4 in direction Venice. Prende l'autostrada and 4. And you go East Vicenza. Esce a East Vicenza. And then chiede. Esce a Vicenza Est e chiede cosa? Asiago. Vabbè, ma qua... Asiago. Don't forget it that I am the new president. Non è il new president dell'America. Salve, buonasera a tutti. Posso offrirvi qualcosa? No. Dal frigo bar? Un whisky, no, un gin? No. Un po' di guerra fredda? Guardi che non... Scusi, presidente Renzi, lei non può stare lì. Quella è la stanza del presidente degli Stati Uniti. Signori miei, io ho già provato. Sì. Che se voglio il posto di qualcuno me lo riprendo. Infatti ho già imparato a dire perfettamente Barack stai seren. Ma che Barack stai seren? Guardi che... Io e gli americani siamo uguali. Ah sì? Sì, sì. Loro hanno sterminato i pelle rossa, io le bandiere rosse. Ah, la minoranza del PD non vi sembra una riserva indiana? Sì, però guardi che non può stare. Comunque oggi ho invitato ufficialmente Obama all'Expo. Infatti è stato recentemente nel deserto della Valle della Morte. Quindi ai crepacci e luoghi inospitali ormai è abituato. Ho capito, senti. No, metta giù i piedi da lì, non può. Quanto è formale, che noia. Ma guardi che se la trovano passa un guaio, Renzi, non è... Lei non può stare lì. Scusi, Cedido, io ho appena parlato con l'uomo che ha incarnato il sogno americano. E qual è? Incontrare me. No, non è vero, non è quello il sogno americano. Ha ragione, il vero motivo per cui ho incontrato Obama è che mi doveva illustrare dov'è il contatore, come si attiva la lavatrice, fare i doppioni delle chiavi del garage. Ma no. Insomma, mi ha chiesto se per cortesia mando avanti questa Barack. Guardi che non credo. Tra l'altro lei non potrà mai andare alla Casa Bianca. Se lo tocca dalla testa ci andrà Hillary Clinton. Su questo sono d'accordo. Una donna alla Casa Bianca ci vuole. Ecco. Se Hillary vuole venire un paio di volte alla settimana per pulire le bandiere. No, ma guardi... Anzi, fammi controllare un attimo. Ma stai esagerando. Monica! No, la prego. No, volevo vedere se era ancora lì. Non vorrei creare imbarazzi. La prego. Non... Lei non può. Ehi, presidente, è il premier italiano. Non può fare... Non tocchi niente. Cosa? Questo non tocchi niente. Questo no. Ma lasci stare. Questo cos'è? No, ma non è un gioco. Cos'è, lasci stare. Questo? Sono documenti top secret. Ustica. Ah. P2, che palle. Sì. Ma come che palle? Ah,
Caso Moro. Ah, ha trovato la soluzione al caso Moro. Ma signori miei, se gli Stati Uniti tenevano sotto controllo Federica Moro, la memorabile interprete di Yuppies con Jerry Calabro, hanno avuto le loro buone ragioni. Ma non è quello. Chi sono io per giudicare? Ma non è quello. Se, allora, lei non può, non può. Cosa fa? La prego, non può fare così. No, no, tolga, tolga i piedi da lì, li tolga. Ma mi dovrò abituare per quando sarò eletto. Ma oddio, non sarà eletto lì. Mi dovrei pure abituare ad essere eletto in generale. Sì, però non può mettersi così a suo agio. Vabbè che ha visto Obama, ma non tocchi. Cosa fa? Non potete immaginare cosa ho scoperto. Ecco, lasci, cosa ha scoperto? Segreti industriali? No, gli asciugamani di Obama. Ma lasci stare gli asciugamani, non... C'è il logo della Casa Bianca. Vabbè, sì, sono... Sono originali. Sì. Non li vendono mica nei negozi. Ho capito, ma... No, io quasi quasi... No, ma non uno, faccia... uno, no, dai. Non si rubi. Non si accorgono. Ma non può rubare gli asciugamani. Ma dai. Ma non faccia l'italiano. Il mio governo ha le mani pulite. Se ti pulisci con le mani dovrai pure asciugartene. Senta, no, invece posso fare una domanda sull'Italia? Perché a proposito di giustizia, Raffaella Paita, la candidata del PD in Liguria, è indagata. Ho capito, ma lei crede che dovrebbe fare un passo indietro? Ora, mi scusi. Io sono qui nell'ufficio dell'uomo più potente del mondo per parlare di piccolezze come la Liguria che mi fa piangere il cuore. È tempo sprecato, come essere a Disneyland e fare solo l'altalena. Sì, io lo voglio dire. Ho capito, ma tanto lei deve tornare qua. E cosa c'è? Cosa ha visto? Oddio. Cosa c'è? Michelle. Ecco, sì, non la tocca. No, quella è sua moglie, è la moglie di Obama, non la tocca. Per favore, siccome Barack, già che c'era, mi ha chiesto se potevo occuparmi un po' anche di lei. Ma cosa di? Ma lasci stare, si sta montando la... Ecco, ma bellissima donna... Che ci posso fare se lei già mi ama? Ma non dica stupidaggini. Ma perché? Non staremo bene insieme? No. La First no. Lady e lo sbruffone. Ma cosa dici? Sembro stupido? Sì, guardi, sì. Io sogno, però. Sogna. Sogno. Cosa sogna? Sogno quella cosa sconvolgente che l'amore sta cadendo tra noi. E sta casetta bianca sembra fatta su misura proprio per noi due. La bella è l'italiano un po' cialtrone che a guardarlo sembra stupido. Poi con le parole ti ubriaca e diventi tu lo stupido. Ce ne faremo una ragione se Barack e Agnese piangeranno un po'. Ma siamo noi la coppia del futuro, il rullo, Michelle e lo sbruffo. E nello studio vale come giovani studenti, limoniamo anche un po'. La CIA che fa la guardia, l'FBI che ci protegge, il solletico no. Stavolta capiranno tutti che è più finché non rosicheranno più. Io presidente, tu la mia First Lady, comandiamo dal polo a Timbuktu. La Casa Bianca, questo schianto di signore, questo golden boy, che mentre fai l'amore schiacci un tasto e di Marines invadono il Perù. Oh oh, I love you. Bel sogno, eh? È un sogno. I love you. Guardi un po'. Wake up. Hey, what are you doing here? Stand up. Hey, no, hey. Stand up. Stand up. No, può fare lo spelling, per favore. Stand up. Voglio che se ne vada. Io sono il futuro presidente. Come on. Vi do tanto un busta paga. Vi faccio avere i contratti a tempo indeterminato. Cittadini, cittadine, imprenditori, iscrivetevi al grande partito. Per ogni tessera una riforma in omaggio, perché ragazzi, non è che se a Brunetta ci metti 4 rotelline diventa un trolley, eh? Pierluigi? Sì, cosa c'è, Cooperlo, dimmi. Perché? Non ci riprendiamo il partito? Sarebbe meraviglioso, come si fa però?
Io ho un'idea. Ah sì, spiegamela. Cosa? La tua idea, no? Ah sì. Noi convochiamo i gruppi parlamentari. Sì. Poi occupiamo i circoli e conquistiamo le segreterie regionali. Sì. Poi facciamo commissariare le federazioni. Sì. E poi chiediamo un congresso anticipato. Ma è un'idea magnifica. Chiamo subito la Bindi e ce l'ho. No, meglio di no. Perché? La Bindi dice che ha paura. Se ci scappano poi... Allora chiamo Speranza, ce lo dico a lui, no? Meglio di no. Ma neanche Speranza? Speranza ha paura anche lui, dice che non ci sta per disciplina del partito. Allora ci telefona Dattore. Oh no, Dattore no, paura anche lui. Ma anche Dattore? Se ci scappano, ci mandano a cucinare le alghe e le festive dell'unità. Oh, e allora chi lo dico io? Perché non lo dici a me, Pierluigi? Spieghiamo il tuo piano per riprenderci il nostro partito. Va bene, senti, il mio piano. Noi convochiamo i gruppi parlamentari. Sì. Poi occupiamo i circoli, conquistiamo le segreterie regionali. Sì. Poi facciamo commissariare le federazioni e poi chiediamo un congresso anticipato. Che idea geniale. E se ci scoprono? Io ho paura, Pierluigi. Ho tanta paura. C'ho paura anch'io, porca boia. Che cosa facciamo ora? Io chiuderei con una metafora delle mie che va sempre bene. Oh sì, sentiamola. Non è che la talpa è cieca perché si fa le pippe, eh? Scusate, era un vecchio documento. No, ragazzi, pensare che Cooper e Bersani comunque al momento in questo paese sono l'unica opposizione rimasta a Renzi. Gli altri, quelli dell'opposizione vera, no, tipo Grillo, Berlusconi, Salvini, cosa stanno facendo? Vabbè, Salvini è giustificato perché Salvini in questo periodo, come dire, non ha tempo per Renzi, è concentrato in una battaglia molto più importante e se vince questa per la Lega è fatta, Matteo Salvini attacca Gianni Morandi. Cioè proprio lui sta tantissimo sui coglioni Gianni Morandi, cioè non si capisce. Ed è una settimana che Salvini non fa altro che inveire contro questo povero Gianni Morandi. Solo perché Morandi ha osato difendere i migranti dopo la tragedia del barcone affondato. E lui subito vi do solo un dato. Sapete quanta gente si è fatta mandare dalla mamma a prendere il latte? Ve lo dico io, zero, oh, nisba, picche, nada. Uno su mille ce la fa, va bene, ci sto dentro. Ma quell'uno è forse padano? No, non credo. Il signor Morandi andava a 100 all'ora per trovare la bimba rom. Liberissimo, liberissimo. Banane e lamponi sono forse del nostro territorio, non credo proprio. Se Gianni Morandi avesse il cuore alle nostre tradizioni, canterebbe la canzone Polenta e Cassela. L'ha mai fatto? Non mi risulta Morandi di Ghisa. E mentre Salvini se la prende con la musica leggera, c'è un altro grande paroliere che non sta facendo opposizione a Renzi, non lo fate vedere, eccolo qua, The Wolf of Bryant Street. Anche lui tempo per Renzi non ne ha tanto, ora sta combattendo una battaglia molto più importante per le sorti del nostro paese, sta facendo opposizione all'ex moglie. Divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, non c'è accordo sull'assegno, il cavaliere mi restano 10-15 anni di vita. Stanno litigando sugli assegni di mantenimento, lei gli ha chiesto assegni per i prossimi 30 anni, lui sta cercando di accorciarsi la vita per pagare di meno. Comunque, anche 10-15 anni, no, perché in Zarafagni? Dicevo, anche di... Dicevo che anche 10-15 anni sono tanti, la prima volta per sfinirci ce ne ha messi 20, ma adesso ha molta più esperienza, cazzo, in 10-15 anni bastano e avanzano. Dunque, il problema è se glielo lasciano fare, però, no, perché anche fra i suoi tira una brutta aria, l'Huffington Post cos'è che dice... Forza Italia, Dennis Verdini urla in faccia a Silvio Berlusconi, ormai il numero uno è Renzi.
Povero Berlusconi, guarda che tra Veronica in una casa, la Pascale con Dudù nell'altra, Verdini al lavoro, quest'uomo qua si diverte solo in taxi, guarda che... Comunque Verdini ha ragione, Renzi ormai è il numero uno, assolutamente. A destra lo acclamano e a sinistra ha polverizzato tutti, tolti Cooper e Bersani, tutti gli altri leader storici della sinistra si stanno rifacendo un'altra vita, Massimo D'Alema quando non compare nelle intercettazioni vende vino, Enrico Letta si vuole dimettere da parlamentare e andare a vivere a Parigi come Carla Bruni. L'unica possibilità che ha di rientrare nel giro ormai è sposarsi un presidente francese, e non è messo male. Non è messo male. Prodi scrive libri. Scrive libri, però piano. Piano. Li scrivo piano. Una lettera al mese. Prima a matita, poi la ricalco. Se mi portate la parrucca, invece Veltroni addirittura si è messo a fare il regista. Fate un applauso alla Patrizia. Un applauso cogliamo per ringraziare tutto il reparto trucco e parrucco. Scusate. Amici cari, pacatamente, serenamente, non si pensi che io non sappia girare un film di 2 ore solo perché la mia carriera politica è stata un cortometraggio. Vedete, amici, io posso essere Togliatti, ma anche Fellini e, perché no, anche Neri, Parenti, ma anche Filmini per matrimoni, cresime, comunioni. Siamo disponibili a tutto, vedete, pacatamente, serenamente. Posso dire motore, ma anche shock, ma anche stop. L'unica cosa che non posso dire è azione. Quella no, pacatamente, azione, non mi è mai venuta. Grazie. Madre Superiora, ma davvero oggi viene il presidente Mattarella a trovarci? Sì, sorella. Deve raccontarci il suo viaggio in Germania, ma è in ritardo. No, veramente... Madre, ma il presidente è sempre in ritardo. Sono qui. Certe volte lui non arriva neanche. Dice che viene a trovarci, ma poi non viene mai. Sono qui. No, sono sempre venuto, eravate voi che non mi vedevate. Strano però che oggi sia così in ritardo. Provo a segnalare meglio la mia presenza. Sono qui. Sono qui, sorelle. Aspettate, aspettate. Mi è sembrato di sentire un rumore. Vai che ci sia uno. Ah, no, niente, non c'è. Azzardo un avvertimento acustico. Ma perché ci fa aspettare così tanto con tutto quello che ci deve raccontare? Niente, non mi si nota. Beh, sorelle, forse a questo punto non viene più. Torniamo a pregare? Signore, ti prego, aiutami tu, signore. Andiamo. Grazie, signore. Eccolo. Grazie. Eccolo. Presidente, ma è molto che è qui. No, sono appena arrivato. Ma che gioia vederla, presidente. Grazie a Dio è qui. Sì, anche grazie alla scenografia che mi ha dato il dito. Ma ci racconti, presidente, com'è andato il suo primo viaggio all'estero? È stato bellissimo. Non ero mai stato nella stiva di un aereo. Come nella stiva, presidente? Al momento del check-in mi hanno confuso col bagaglio. Mi hanno messo questa fascetta al polso, mi hanno pesato e poi mi hanno caricato su un rullo in mezzo a decine di altri bagagli. Io ero l'unico senza ruote. Ho parlato con un trolley della Samsonite fino a Berlino. E com'è Berlino, presidente? E che ne so, il tragitto all'aeroporto all'hotel l'ho fatto nel bagagliaio. Però la camera d'albergo era bellissima, solo che dopo 5 minuti sono entrate delle persone che si sono fatte la doccia e sono messe a dormire. Ma perché? Quelli dell'hotel non si erano accorti che ero arrivato e avevano venduto la stanza a una famiglia di Francoforte.
Io per non disturbare ho alloggiato dentro lo frigobar. Ma povero presidente. No, ci sono abituato. Sono talmente poco notato che spesso anche la mia ombra si dimentica di seguirmi. Ieri, la mia ombra, per esempio, mentre era alla conferenza stampa, lei era al cinema a vedere Birdman. Sono talmente poco notato che d'estate posso leggere con la luce accesa, le finestre aperte, tanto le zanzare non mi pungono. Da bambino era Babbo Natale che non credeva che io esistessi. Oh, presidente, chissà che fatica incontrare tutte quelle persone, lei che è così schivo. Magari fossi solo schivo, forse per me vivrei, sai dove? In un ripostiglio delle scope dell'ufficio del catasto di Atlantide. Però ora sono presidente, sto migliorando, ho preso coraggio, mi sto aprendo. Per esempio, ho già preparato il discorso che farò a Capodanno agli italiani. Lo volete sentire? Sì! Sì, scusate, mettere. Care italiane, cari italiani, stop. Io sto bene così e spero di voi, stop. Dai che ce la facciamo, stop. Se ci sono novità mi faccio vivo io. Stop! Stop. Sì, c'è ancora qualche barocchismo da limare, ma tanto mancano ancora 9 mesi. Presidente, mi permetta, ma lei deve trovare più coraggio. Presidente, sì. Si lasci andare. Sì. Si apra al prossimo. Sì. Si sciolga. E sorrida di più. Impossibile. Anche dal dentista tengo sempre le labbra chiuse. Per curarmi le carie devono passare dal naso. Sapete qual è la novità? Sapete qual è la novità? 1, 2, 3, 4, ehi sorelle! Sì, presidente, che c'è? Beh, forse non dovevo fare il presidente della Repubblica. Nessuno mi nota. Ah, non si deve scoraggiare. La fate facile voi. Quando devo fare una conferenza stampa, mi sudano talmente le mani che sul podio, al posto dei fogli, c'ho il deumidificatore. Non si butti giù così. Canti insieme a noi. Sì, cantiamo. Sergio, dai, non ti crucciare se non sei notato. Peccato. Voi sorelle lo vedete dove si è cacciato. Son qui. È là. Non ti notano, ma tu non ci devi far caso. Quel presidente, oh, un sottovaso. E per questa trasparenza sai che poi ti han votato. Vado io. Anche da bambino a me non mi hanno mai notato. Notato. Una volta nascondi non mi han dimenticato. Peccato. E mi han cercato con i cani, mi han trovato l'indomani eppure dallassù. Qualcuno ti ha raccomandato. Sì. È la mano di prima, sì, sì. Se tu ti appoggi al muro poi succede che arriva l'imbianchino e pittura anche te. Pure il corazziere batte i tacchi e fa dov'è Mattarella? Eppure son qua. Perché non trovi un cappotto un po' più colorato? C'ho questo solo blu, questo qua. O un neon con scritto grande capo dello Stato. La puntata scorsa l'ho fatto però. Nessuno ti nota se prendi il tram o guidi in autostrada. Contromanda! Ma non buttarti giù, non essere preoccupato. Voi dite, sorelle, me lo giurate? Perché per te Matteo e Silvio hanno litigato. Sì, ma era solo sul metodo. A dirla tutta, Sergio, è che tu sei un miracolato. Me l'ha detto la Merkel paro paro. Oh,
Buonasera. Buonasera, onorevole Razzi. Buonasera. Sì. Sì, ecco. Buonasera, onorevole. Meglio che te metti lì. Sì, sì, ci mettiamo qua. Amica cara. Sì, sì, no, ma l'ha capito. Va bene, non senza minacciare anche camera. È la Marzia. Va bene. No, la io questo non credo. Ecco, appunto, buonasera. No, senta, parliamo di 7:30. No, questo no? Non credo. Come non credo? Ma anche perché di solito mi alzo a mezzogiorno, ma anche a mezzogiorno e tre. Sì, vabbè, non poi ora che me lavo, sono mezzogiorno e quattro, poi via di corsa a mangiare la buvette del Senato, che è gratis. Sì, no, io la buvette è bella, eh. Sì, mi ricordo che una volta ho preso 700 tramezzini, 500 pizzette per la comunione di mia madre. Sono venuto fuori 3,03 euro. No, vabbè, no, 7,30, guardi, era nel senso del modello per la dichiarazione dei redditi, no? Adesso c'è la versione telematica. No, non credo. Sì, no, no, abbiamo. No, questo non credo. Io penso che è una violazione dei diritti umani, della privacy del cittadino. Ma cosa? I redditi via telepatica. No, non telepatica, io penso che i redditi sono come andare al bagno, no, lo sai tu quello che fai, eh? No, ma lasci stare. Se poi no? Puoi scaricare sulla parità, è questione di gusti. No, la prego, guardi. Io mi ricordo. No, ma io mi ricordo che una volta stavo in Svizzera da migrante e c'era questa ragazza che sapeva leggere nel pensiero. Ma è impossibile, guardi. No, perché quando l'ho invitata a bere qualcosa da me dietro il cassone della Pecar, ha capito quello che volevo senza che ho detto una parola. Vabbè, ma non è quella. Avevo solo appena uscito il sacripante dalla mutanda, ma niente di più. No, vabbè, lascista, che immagini. Questo è potere sopra e naturale. Sono immagini bruttissime, no? Io parlavo di tasse. Guardi, le tasse sono importanti, sono il simbolo di un paese civile. Ah, mi credevo che stavamo parlando dell'Italia. Ma andiamo, guardi, nonostante lei. Allora abbiamo preso un abbaio. Come abbaio, quando capita per errore che butto i calcinacci nel calzonetto di fronte a casa invece che nel calzonetto di quello del vicino. Ma cosa dice? Così che sembra che sono state loro. No, ma guardi, io parlavo proprio dell'Italia. Diamo un messaggio corretto a chi ci ascolta. Le tasse sono fondamentali per i servizi. Io questo non credo. Sì. Io penso che per fortuna i servizi a casa li fa mia moglie. Ma non quelli, no? E che la donna infatti è stata creata dal buon Dio per quello. No. Mentre l'uomo per alzare i piedi quando le passa con lo straccio. Allora, no, guardi, senatore, questa visione, no. Per cortesia, allora, le tasse, senatore, le tasse vanno pagate, no? Le tasse servono per creare scuole, strade, ospedali. No, questo non credo. Sì, no? Cioè... Io penso che se pago una tassa per l'ospedale e poi non lo uso, mi dispiace. Ma cosa... Ma non è che è legato... Io mi ricordo che una volta ho pagato le tasse, un dispetto che mi ha fatto il commercialista. Ah, una volta sola. Il dispetto, vabbè. L'ha detto lei. Sì, sono stato male. Addirittura. Sì, mi è venuta l'ansia perché che ero per l'ospedale, ma che poi non lo usavo. Ma non è legato a quanto. Allora ho buttato mia suocera dalle scale. Ma no. Che mentre rotolava io ce l'ho detto, guarda che non è per colpa, è che il mio commercialista ha fatto pagare tasse. Allora, onorevole, se tutti ragionassero come lei, non ci sarebbero più neanche le scuole. Cioè... Ma io questo credo che sia giusto. Come? No, no. Io ho visto, anche perché vedo tutta la mattina le mamme che accompagnano i figli a scuola, che si crea traffico. Ma cosa c'entra? Io penso che se elimino le scuole leve pure il problema del traffico. No, ma non è che può... Guarda, anche perché le scuole non servono. No. Che no, tu no. Devi scrivere, se tu devi scrivere viva la figa sulle pareti del bagno, allora lo puoi fare anche da altre parti. Non è che ti serve proprio la scuola. La scuola non serve a quello. Non c'è bisogno di costruire una scuola con i soldi miei. Senatore, guardi, la prego, non dica certe cose. Poi... Scusi, ma riguardo le tasse, lei stesso ha fatto una proposta per detrarre dai redditi le spese della palestra, quindi... No, questo non credo. Sì, no, la guardi... No, io magari intendevo scaricare le spese delle bagasce, invece il cellulare, ma corretto il cellulare. Però ma già palestra è troppo scaricare alto. Anche le spese della palestra è bello. È bello, sì. Tu magari ci dai al commercialista gli scontrini degli anabolizzanti, delle anfetamine, dei bomboni di estrogeni. No, non si usa. Ma anche che però puoi scaricare la macchina che ti serve per andare in palestra... Le spese di tua moglie. Ma cosa c'è? Che è la scusa che usi per andare in palestra per non stare a casa a scassarti la minchia. No, allora, senta, di solito noi non ci capiamo. Ma io intendevo sapere qualcosa in merito al 7:30 precompilato online. Perché le tasse sono importanti. Amico caro, te lo dico da commercialista. No, ma lasci. Calcolando l'imponibile dei ricazzi tua su base anno, considerando l'aliquota relativa ai ricazzi tua dell'anno precedente, il netto a pagare detratta l'IVA dei ricazzi tua, indovina quant'è? Non lo so, ma immagino. Fatti i ricazzi tua, vuoi versare il primo acconto? No, non voglio. Le tasse sono. Ma che te ne fotte a te del 7:30? È importante. Che te ne fotte ancora
Paghi le tasse tu? Ma certo, ma vanno pagate. Sì, allora io sono Umberto Eco. Senti, no, guarda che c'è qualcuno che le paga. Uno stato civile sul 730 ci dovrebbe scrivere nuoce gravemente alla salute. No, invece no. Come sui pacchetti di sigarette. No, non è vero, le tasse. Adesso pure al computer ci si mettono quella colpa di quel gay che ha inventato il computer. Bill Gates. Dammi retta. Prendi il nero che hai nascosto a Equitalia. Ma non ho nessun nero, io non ho nero. Sì, bravo, non hai nero. Sì, io sono Maria Teresa di Calcutta. Lasci stare, guardi che esiste. Prendi il nero, vai da Obama, ma che è nero pure lui, e tra neri si intende. Ma cosa? No, ma sono due cose diverse. Il nero ti compri un F-35, eh? Poi quando vai all'agenzia delle entrate ti chiama per l'F-24, tu ci vai con l'F-35 e gli urli, va a vedere il resto, e pom pom pom, li radi al suolo la sede di sto cazzo. No, e poi, ora fammi una domanda sugli immigrati, ieri sono riuscito a farmi dare un euro da un indiano che vendeva le rose. Ma un euro, vabbè. Senatore Razzi, parliamo di immigrazione. Lei crede che l'Europa fino ad oggi si sia sgravata delle proprie responsabilità? No, questo non credo. Non ho manco visto il fiocco fuori dalla porta. Almeno una telefonata. Ma di cosa parla? Che ha sgravato. Ma no, L'Europa ha avuto un figlio. Ma no. Pensa no. Che neanche io sapevo che era incinta. Ma infatti non... Anche perché è vecchia. Si dice sempre la vecchia Europa. Ma le pare possibile che l'Europa possa avere una gravidanza? La prego. Ma sai, durante il G8, il G20, che sta lì nel mucchio, che magari hai bevuto. Ma io mi ricordo una volta in Svizzera che ho provato a fare l'amore di gruppo. Che eravamo tutti là, che ci siamo ubriacati. Bella esperienza. Penso che però era meglio se c'erano le donne. Ma che senta, allora. Senta, guardi. Onorevole. Posso dire, glielo confesso, guardi, onorevole, chiedo, è colpa mia, chiedo venia. Ah, mi dispiace che non l'ho portata, se lo sapevo. Cosa? La Nuvenia, che è buona per le mani. Ma non è la Nuvenia. Dopo che hai lavorato per terra per sotterrare le taniche di olio di macchina usata. Ma chi? Anche perché non tutti hanno la fortuna di avere un fiume vicino a casa. Ecco, perfetto. Allora, senta, onorevole Razzi, domani sarà il 25 aprile. Una che data... Che uomo è? Lo so, ma infatti... Sorvoliamo. No, senta, onorevole Razzi, domani, ecco, è il 25 aprile, una data molto importante. Ma no? Guarda, questo mi sento ti dire di sì. Ah, ecco, bravo, meno male. Io penso a te dire che ogni mese mi commuovo, eh? Come ogni mese, scusi? No? Ogni volta che arriva il 25, che dopo due giorni il 27, che passa lo stipendio, io sento un magogno alla gola dello stomaco. Il magogno, per favore, il 25 aprile è la festa della liberazione. Nel 1945 gli americani hanno liberato l'Italia dal nazismo. Questo io dico con peccato. No, attenzione. Che in Italia succede sempre come è successo a Berlusconi, che non gli si dà il tempo alle persone di fare le cose e poi giudicare. No, guardi, non può... Il nazismo ha fatto anche cose belle. Per esempio c'erano queste camicie nere che sfinavano. Sfilavano con la L. Anche perché il nero è elegante. Io per esempio quando che in cantina do fuoco alle scorie di Eterni vengo fuori che sono tutto nero, di un'eleganza. No, ma onorevole, allora ascolti, non può ridurre il nazismo a questione di camicie. C'erano pure le SS. No. Ma dai. Questo non credo, ho visto i filmati. Appunto, avrà visto. Sembrano tutte SS, ma perché il nero sfina. Cosa? C'erano anche tante large, extra large, solo che siccome il nero sfina si è portato a dire sono tutti SS. Ma che non sono taglie. Io per esempio porto la XXXX, non so se siamo capiti. No, ho capito, guardi, lasci stare, non ammicchi. Lei non può non sapere cosa sia stato il nazismo, la resistenza. Siamo una democrazia grazie al fatto che la prego. Amico caro, te lo dico da resistenza. No, ma non... Fateli i cazzi. No, i cazzi tua. E questo è il fiore? No, ma lasci dal partigiano. Ma la prego. Morto perché non si faceva le cazzi sua. Perfetto, è riuscita a infilarla. Amico caro, dittatura, democrazia, monarchia, dittatura dell'olio, oligarchia, aristocrazia, aristogatti, sono parole vuote. L'importante è che tu riesci a manciare tanto. L'unica resistenza che devi fare è quando tua moglie ti dice andiamo a fare la spesa. No, ma quella è un'altra. Quella sì che è una scassatura di minchia, amico caro. Altro che i tedeschi, appena vedi tua moglie col carrello devi scappare montagna e non tornare mai più. Ma non è quello. Vuoi un consiglio? Metti il sonnifero nel latte dei tuoi nipoti. Ma perché? Quando addormono gli fotti l'apparecchio dei denti. Ma se non lo portano, scusi. Corrompi il dentista. Ma no. Glielo fai mettere e poi glielo rubi di notte a loro e tutti gli amichetti loro. Ma perché l'apparecchio? E poi col ferro degli apparecchietti lo fonde e ci fai un ferro da stiro grosso come la provincia di Chieti. Ma cosa ci faccio questo ferro da stiro, scusi? Ascolta un amico. Sì, no, ma io però... L'italiano è stato e
sempre sarà fascista dentro, no, amico non caro. È vero, e prima o poi le camicie nere tornano, fidati. Ma no, no, e dopo la parata ci sono milioni di camicie nere da stirare. E chi c'ha il ferro da stiro più grande d'Italia? Tu. E allora ti fai pop 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 pop. Non canti quella. Ti fai la grana. Pop 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 pop. Canti quella canzone. E ora cantiamo, che tutto questo parlare di fascismo mi ha messo di buon umore. Ecco, appunto. Bello, 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 fascismo truicame, con tutte queste cazzate, fatica non si fa. Ma ora, 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 lasciamolo partire, potete applaudire, perché non se ne va. Tirami la gamba, zitti! Grazie al balletto di Michela Muffato, grazie al coro.